Buonasera e benvenuti dall'Abruzzo del Pallone. Tanti gli argomenti anche in questa domenica sportiva abruzzese. Iniziamo dalla prima divisione Pro con l'atteso derby tra il Pescara e il Giulianova con i padroni di casa che sono riusciti a spuntarla per 1-0. Invece prezioso il pari ottenuto dal Lanciano in quella di Portogruaro. Non si è giocata invece Rimini, Valle del Giovenco, Pescina per neve, dunque ovviamente è stata rinviata. In seconda divisione sconfitta interna per la Provasto per mano del San Marino, pareggio esterno del Celano. Nel campionato di Serie D c'è sempre un nuovo sconvolgimento ogni domenica, c'è stato anche quest'oggi in vetta alla classifica con le sconfitte di Val di Sangro a Tessa e l'Aquila ora in testa da sola c'è la Sant'Egidiese che è andata a vincere a Migliani, quella classifica si va sempre più corta. Infine, per quanto concerne il campionato di eccellenza, continua la marcia trionfale del Teramo che quest'oggi pensate ha vinto per 5-0. E come consuetudine andiamo subito a vedere alcuni gol subito e partendo dall'anticipo di eccellenza, ovvero sia Montorio Angizia e l'anticipo di promozione Colonia Spiaggia Ponte Vomano. Servizi. Il Delfino Pescherie, azienda operante nel settore ittico che da anni effettua un servizio di catering in tutta la regione, grazie al vasto parco automezzi e attraverso una gestione razionale che permette consegne giornaliere. Il Delfino è presente anche nella vendita al dettaglio con 18 punti vendita nelle province di Chieti e Pescara e inoltre offre un servizio di piattaforma per la grande distribuzione. Il Delfino, sponsor della Flacco Porto Pescara. Si conclude a reti inviolate l'anticipo della settima giornata di ritorno tra Montorio e Ginzia Luco. I padroni di casa, reduci dall'ottimo pareggio contro il Montesilvano, sciupano troppo, mentre Luco, un po' giù di tono, costruisce poco ed impegna l'area avversaria in rarissime occasioni. Nella prima frazione di gioco il Luco resta totalmente in ombra e si segnalano solo due azioni degne di nota. La prima si registra al quarto minuto con un calcio d'angolo di Camelo per Di Giulio, che dalla mischia tenta la conclusione ma nulla di fatto. Poi al nono minuto una punizione dalla destra di Camelo dà un ottimo spunto a Rivetti che mette in difficoltà la difesa ospite. Nella seconda frazione di gioco la gara diventa più emozionante, i padroni di casa sciupano parecchio e non riescono a passare in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica del Luco dal 33esimo del secondo tempo per l'espulsione di Villa. Al sesto minuto è Valbonesi a non sfruttare nel migliore dei modi un cross di Nardone e da buona posizione spedisce alto. Al decimo minuto si fa notare Luco con un potente tiro da fuori area di D'Aprile, che Merlini è pronto a deviare in angolo. Dopo 6 minuti il Montorio sciupa la più ghiotta delle occasioni. Pigliacelli davanti alla porta a prova di testa, ma l'estremo difensore Biancone salva in angolo. Al 23esimo una punizione dalla distanza di Beni suggerisce Di Giulio, che spizza di testa e sfiora il palo. L'ultima occasione si registra al 38esimo con il solito Valbonesi, oggi in giornata no. Prova il tiro dalla distanza, ma ancora una volta trova ad opporsi Biancone, che salva in corner. Mister, oggi un solo punto contro il Luco, si poteva fare qualcosina di più? Si poteva fare, qualcosina in più non lo so, però si poteva fare, visto che non abbiamo fatto, ci rammarico di non aver fatto. Vedendo la partita, sì, ecco, anche il nostro atteggiamento iniziale con 3 punti di ruolo già faceva capire che noi eravamo venuti per giocarci la partita. Dopo, durante la gara abbiamo avuto anche qualche palla gol, abbiamo avuto dei momenti anche in cui siamo stati superiori, però dopo l'espulsione di Villa alla fine poteva pregiudicare tutti. Io credo che il punto finale sia quello che rispecchia l'andamento della partita e quindi un punto importante in un momento importante del campionato. Colonia Spiaggia, adiacente al campo sportivo, visitate il nuovissimo campo organico di origine vegetale di ultima generazione, ideale per scuola calcio e calciotto. Aspettando i risultati della capolista Real Carsoli e del Martin Sicuro, almeno per qualche ora il Colonia Spiaggia aggancia la vetta della classifica. Lo fa regolando tra le mura amiche, pur senza l'indisponibile Sorricchio e lo squalificato Durante, un Ponte Vomano che nel complesso disputa una gara positiva. Il primo tempo però è tutto o quasi di marca nero-verde. Dopo soli 4 minuti Carpineta ha sui piedi la biglia del vantaggio lampo, ma il numero 9 non è freddo quanto basta per indirizzare il pallone nello specchio della
porta. Di Panfilo ci prova a stretto giro, prima che Falasca chiami Di Felice Ardenti alla parata a terra sul suo destro. Ancora Di Panfilo da piazzato, ma la posizione defilata non aiuta il 10 ad inquadrare il bersaglio grosso. A metà tempo la punizione di Pavese si rivela un assist ghiotto per Carpineta, il piatto da buona posizione però diventa preda di Mirandi, che nulla può tuttavia 5 giri di lancette dopo. L'azione sulla destra di Di Panfilo è da applausi per i dribbling in serie e per l'assist finale che Carpineta stavolta capitalizza nel migliore dei modi. Cavi prova a suonare la riscossa dei suoi, prima col sinistro dalla lunga distanza, parato, poi col piazzato dal limite che Di Felice Ardente fa suo in due tempi. Finale ancora di Marca Colonia Spiaggia, protagonista Montedoro, che prima sfiora il raddoppio direttamente da punizione, poi serve il sinistro di Pavese, che Mirandi è brava a disinnescare. Il secondo tempo si gioca su ritmi un po' più blandi, il primo squillo della ripresa infatti solo al minuto 67. Rilancio di Gianmario Marini, Carpineta prova a superare Mirandi senza fortuna, proteste della punta per un presunto tocco di mani dell'estremo difensore fuori dall'area di rigore. Al 75esimo Gianluca ci prova da solo, destro dal limite, ancora Mirandi, stavolta coi piedi. L'ultima emozione col sinistro del neo entrato Ruggeri, bloccato dall'estremo di casa. Finisce 1-0 e alla fine è raggiante Angelone per la prestazione e per il momentaneo primato in graduatoria. Sull'altro fronte Nocelli pensa già al prossimo impegno interno col Civitella Roveto. Sì, abbiamo coronato questo sogno, lo dedichiamo al nostro presidente che lo merita veramente. Oggi abbiamo fatto una grossa prestazione, soprattutto perché mancavano delle pedine importanti, quindi i ragazzi sono fatti trovare pronti. Il primo tempo abbiamo fatto un grosso primo tempo, abbiamo creato 5 palle gol, forse là dovevamo chiudere la partita, non siamo riusciti, quindi il secondo tempo abbiamo abbassato un po' il baricentro, loro sono usciti però li abbiamo controllati abbastanza bene, quindi alla fine vittoria meritata. Sono stati più bravi loro nel primo tempo, nel secondo tempo invece siamo stati un po' più bravi di noi, peccato non siamo riusciti a riequilibrare il risultato. Comunque andiamo avanti, cerchiamo di riprenderci. È arrivato ora il momento dei numeri e dunque la volta di Roberta Valerio. Buonasera Roberta. Buonasera Tony, buonasera a voi amici che ogni domenica ci seguite sempre più numerosi. Bene, allora andiamo a vedere i risultati di questa giornata. In prima divisione Cavese Reggiana 2-0, Cosenza Andria Bat 1-1, Pescara Giulianova 1-0, Portogruaro Virtus Lanciano 1-1, Real Marcianise Potenza 3-0, Ravenna Foggia posticipo, Rimini Pescina rinviata a causa di neve, Spal Tara 0-0, Ternana Verona 0-2. La classifica: Verona 41 punti, Pescara 37, Reggiana 35, Portogruaro 34, Ravenna e Ternana 32, Cosenza e Taranto 31, Rimini 30, Virtus Lanciano 28, Andria Bat 27, Spal 26, Cavese 25, Real Marcianise 24, Giulianova 23, Foggia 22, Pescina 21, Potenza 20. Passiamo alla seconda divisione. Bassano Prato è stata rinviata, Bellaria Nocerina anche questa partita è stata rinviata, Colligiano Gubbio 2-4, Fano Celano 1-1, Lucchese Itala 1-0, Poggi Bonzi Giacomense 0-1, Provasso San Marino 0-2, San Giovannese Sacilese 1-0, San Giustese Carrarese 2-0. La classifica guidata dalla Lucchese a quota 49 punti, San Marino e Fano 39, Prato e Gubbio 37, Itala 31, San Giovannese 29, San Giustese 28, Celano 26, Sacilese, Giacomenza e Provasto 25, Bassano 24, Nocerina 23, Carrarese 22, Bellaria 21, Poggi Bonzi 18 e Colligiana 15. Scendiamo in Serie D, Trivento Casoli 1-0, Boiano Atessa 4-1, Centobuchi Luco Canistro 2-0, Chieti Recanatese 2-1, Civitanovese L'Aquila 2-1, Elpidiense Angolana 0-0, Miglianico Sant'Egidiese 0-2, Morrodoro Agnonese 2-1, Campobasso Real Montecchio è stata rinviata. La classifica: la Sant'Egidiese scavalca L'Aquila a quota 40 punti, segue L'Aquila appunto a 39, Civitanovese 38, Atessa e Chieti 37, Trivento 36, Agnonese 31, Campobasso 30, Boiano 28, Recanatese e Casoli 27, Centobuchi 23, Luco Canistro 22, Angolano e Miglianico 19, Morrodoro 17, Elpidiense 11, Real Montecchio 9.
passiamo all'eccellenza. Alba Adriatica Montesilvano 0-1, Guardia Grele Pineto 2-1, Montorio Angizialuco 0-0, Mosciano Castel di Sangro 1-2, Penne Francavilla 0-0, Rosetana San Nicolò 1-1, San Nicola sul Mona Colonia Paese 1-0, Spallanciano Sporting Scalo 1-2, Teramo Notaresco ben 5-0. La classifica: il Teramo vola 54 punti, il Montesilvano 45 punti, Castel di Sangro e Mosciano 43, Alba Adriatica 42, San Nicolò 35, Pineto 32, Colonia Paese 31, Angizialuco 30, Montorio e Spallanciano 28, San Nicola Sulmona 26, Rosetana e Sporting Scalo 25, Guardia Grele e Francavilla 24, Penne 20, Notaresco 19. Apriamo la pagina sulla promozione. Nel girone A, Terniana Real Carsoli 2-0, Casoli Atria Atria 0-1, Castelnuovo Prato La Peligna 0-1, Colonia Spiaggia Ponte Vomano 1-0, Martinsicuro Civitella Roveto 1-0, Real Scerne Bellante 1-0, Sant'Omero Toricella 0-0, Tagliacozzo Tossicia rinviata, Valle del Gran Sasso Canzano 1-0. La classifica: Martinsicuro 43, Real Carsoli e Colonia Spiaggia 42. Atria Ami Ternina 40, Valle del Gran Sasso 38, Real Scerne 34, Ponte Vomano 32, Sant'Omero e Torricella Sicura 31, Civitella Roveto e Castelnuovo 30, Casoli Atri 28, Canzano e Prato La Peligna 25, Tossicia 21, Bellante 16 e Tagliacozzo 11. Concludiamo con il girone B. Passo Cordone Torricella 2-1, Acquestapone Vessina 3-1, Casalincontrada Contrada Lauretum 4-0, Castelfrentano San Salvo 0-1, Folgore San Buceto Cepagatti 0-1, Moscufo Silvi 3-0, Perano Vasto Marina 3-1, Pianella Virtus Cupello 1-1, Scerni Flacco Porto Pescara 2-1. Vediamo la classifica. Virtus Cupello 45, Torricella Peligna 43, Flacco Porto Pescara 42, Folgore San Buceto 40, San Salvo 38, Casalincontrada Acquestapone 37, Lauretum 34, Vessina e Vasto Marina 33, Moscufo e Perano 29, Scerni 28, Cepagatti 25, Passo Cordone 24, Castelfrentano 16, Pianella e Silvi 15. Grazie Roberta. È terminata da pochi secondi l'incontro del massimo campionato di basket tra la Banca Tercas Teramo e la Carife Ferrara. Sofferta la partita dei teramani, che però alla fine sono riusciti a spuntarla con il punteggio di 71-69. Ora riprendiamo a parlare di calcio, ci occupiamo, focalizziamo la nostra attenzione sul derby tra il Pescara ed il Giulianova. Con un ospite d'eccezione che, nonostante la sua bravura tecnica, non è Giancarlo Febbo, ma è un'altra persona che conosceremo tra poco. A te Luigi. Buonasera, buonasera anche da Pescara Channel Sprint. Il Pescara continua a sorridere, battuto anche il Giulianova nel derby dell'Adriatico 1-0, quarto centro stagionale di Massimo Ganci, che insomma ha regalato questi tre punti al Pescara. Dopo il derby di Avezzano fa suo anche il derby con il Giulianova, il Pescara, e sono sette i punti conquistati da Eusebio Di Francesco da quando siede sulla panchina del Pescara. Come diceva Tony Zitella nel preview, Giancarlo Febbo è il nostro ospite fisso, ma abbiamo un altro ospite illustre che ci viene a trovare per la seconda volta di fila, il sindaco di Pescara Luigi Alboremascia. Buonasera, bentrovati a tutti. Grazie sindaco per aver accettato il nostro invito. Grazie. Tifosissimo biancazzurro. Beh, ci mancherebbe altro. E oggi è una bella giornata, se non fosse per il Milan. Esatto, infatti, cuore a metà, rosso nero e biancazzurro, il Milan forse un po' di meno, il Pescara le regala più gioia. Sì, in questi ultimi tempi, almeno questa settimana, sicuramente sì, una settimana tragica calcisticamente per il Milan, ma sono stato comunque felice di vedere un Pescara in grande ripresa, dicevi bene tu, sette punti in tre partite, la mano di Di Francesco si vede, l'ambiente è più tranquillo, e non dimentichiamo che questa è stata anche la settimana in cui si sono risolti i problemi societari che avevano destato qualche preoccupazione. Giancarlo Febbo, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Settimana tragica anche per te, no? Ma per la Juve dici, per la Juve da un po' di tempo che siamo in affanno. Qui siamo a Pescara Channel. Per noi diventiamo lo stesso, Pescara. Perché noi o vinciamo, oppure o secondi, o quinti, o sesti, è la stessa cosa. Quindi sì, è una settimana delicata. In pillole, prima di andare a vedere il servizio, sì, per Pescara oggi come l'hai visto?
Bene, decisamente bene, nel senso che chiaramente non è stata una partita facile, però penso che contro un avversario del genere la bravura di riuscire alla fine a conquistare i tre punti diciamo sia tutta meritata da parte del Pescara, al di là delle apparenze, perché la partita ovviamente che è stato allo stadio ha avuto la sensazione che il Giulianova potesse infastidire, anche fare il colpaccio, però poi andando ad analizzarla diciamo settore per settore si vede che la mano di Francesco è stata molto importante. Beh, parleremo del derby, andiamo a vedere tra pochi secondi il servizio, le interviste, ma parleremo anche del calciomercato che chiude i battenti domani sera alle ore 19. Il Pescara deve mettere a segno gli ultimi colpi di mercato, dovrà fare anche alcune importantissime operazioni in uscita, ci sono alcuni giocatori che già da qualche settimana sono sulla lista di sbarco, vedremo come il direttore generale Fabrizio Lucchesi, che è a Milano già da qualche giorno, come riuscirà a districare questa ingarbugliata matassa del calciomercato. Ma prima di parlare di mercato, insomma, anche di tutte le altre notizie che sono attorno al Pescara, torniamo subito allo stadio col servizio di Massimo Lupacchini. Pescara batte Giulianova per 1-0. Farma più Sport, fornitore ufficiale Pescara Calcio. Vicini allo sport, vicini al nostro territorio, per far crescere e vincere i nostri talenti. Capuzzi e Cappuccino sono pronti a scaldare l'autunno-inverno 2009 con le migliori collezioni delle più grandi firme. Venite a trovarci per scoprire tutte le meraviglie della nuova stagione e seguire il filo della moda. Colonia Spiaggia, adiacente al campo sportivo, visitate il nuovissimo campo organico di origine vegetale di ultima generazione, ideale per scuola calcio e calciotto. Domenica scorsa ad Avezzano ci aveva pensato vitale, col Giulianova risolve Ganci. Il momento della gara è praticamente lo stesso, la mezz'ora della ripresa. Insomma, l'ancora convalescente Pescara si tiene a galla grazie alle prodezze dei singoli. Va in archivio un derby non entusiasmante che il Giulianova aveva controllato senza affanni. Il 5-3-2 di Bitetto, orfano di Melchiorre in avanti, è al solito organizzato ma leggero e poco incisivo, sufficiente però a bloccare sul nascere le velle leitarie iniziative del Pescara, che si ripresenta con Sansovini punta centrale e il supporto di Ganci. Vitale viene premiato con una maglia da titolare. Con le luci artificiali dall'inizio si gioca davanti a 7.000 spettatori. Minuto di raccoglimento e striscione della Nord nel ricordo della mamma di Peppe De Cecco, scomparsa in settimana. Cronaca povera, il Giulianova mostra la solita buona gestione a dispetto dell'età media bassissima. Il Pescara non riesce ad evitare la confusione, così il Giulianova si rende pericoloso col talentuoso Campagnacci, cui risponde Sansovini imbeccato da Ganci. Nulla di che, tanto per segnalare qualcosa. Proteste dei biancazzurri per il goffo intervento di Garaffoni in area, probabilmente con un braccio, che però l'arbitro non sanziona. I minuti passano monotoni fino alla chiusura di frazione, quando Livi è tempestivo nel chiudere sul bene appostato Carbonaro, poi Sansovini va all'inzuccata di testa, fuori di poco. Mentre inizia a piovere, al secondo della ripresa il Giulianova costruisce la palla gol più pulita del match con Censori, che evita il fuorigioco, si presenta davanti a Pinna ma spreca malamente. Dettori in mediana impalpabile sulle fasce a Soddimo è terminata la benzina, sull'altra corsia Vitale e Petterini non si vedono mai. Di Francesco allora inserisce Zizzari in attacco proprio per lo spento Vitale, con l'intento di alzare quantomeno il baricentro. Le migliorie rimangono teoriche, non reali, così l'unica possibilità di schiodare lo 0-0 è fidata ad un guizzo personale che puntuale si materializza al 30esimo. Il traversone di Sansovini, lo stop e la girata da applausi sono di Massimo Ganci. Gasparri è battuto, Pescara in vantaggio. Adesso si susseguono i cambi. Bitetto si gioca le carte Schneider di Matteo e Rinaldi, senza risultati apprezzabili. Nel Pescara Carboni e Tognozzi danno sostanza in mediana al posto degli stanchi Sansovini e Soddimo. Non succede più nulla, il Pescara si regala la seconda vittoria di fila e la terza domenica, da quando è subentrato Di Francesco, senza subire gol. In
in attesa del gioco va bene. Il Giulianova ha l'obbligo di rinforzarsi per non veder vanificato l'immenso lavoro di Bitetto con i giovani. Sul piano del gioco c'è ancora da lavorare, il Pescara non ha certamente brillato, però ha preso i tre punti, la vittoria insomma sono la cosa più importante nel calcio, Sindaco. Beh, non c'è dubbio, sono intanto quelli che fanno classifica, ma che fanno anche il morale dell'ambiente, parlo dei calciatori, parlo della società, ma parlo anche del pubblico che comunque recita sempre un ruolo importante, soprattutto nella nostra città. 7 punti in 3 partite sono un buon bottino, la vittoria in trasferta di domenica scorsa è stato il momento del grande rilancio del Pescara. Oggi non si è visto un gran Pescara, però è anche vero che Giulianova è un cliente molto difficile. Giulianova aveva vinto a Cosenza dominando, laddove invece il Pescara aveva perso a Cosenza qualche settimana fa, forse più di un mese fa, e aveva messo in difficoltà il Verona. Mi dicevano gli stessi giuliesi che il meglio il Giulianova lo dà in trasferta. E questa è una squadra giovane, una squadra molto ben allenata da Bitetto, che è uno che sa il fatto suo, ha dei ragazzi di grande talento, ci sono dei nomi che sicuramente andranno alla ribalta del calcio che conta, Campagnaccio, ma Carbonara, quel ragazzo Binetò. Anche Binetò, che è molto molto bravo. Terzino migliore, sono giocatori che sicuramente sono già nel mirino di qualche squadra importante. Una squadra che fa molto gioco senza palla, poi è andata in difficoltà dopo il gol straordinario di Ganci. È vero, Pescara magari vive della prodezza del singolo, è anche vero che però quando si costruisce una squadra senza risparmio economico e quindi si mettono in campo giocatori di qualità come il Pescara ha, si conta anche sulla prodezza del singolo. Partite come queste possono essere sbloccate con una punizione magistrale oppure con questo numero di Ganci che ha dello straordinario. Ganci è un giocatore che non scopriamo adesso, forse ha segnato meno di quello che può valere realmente Ganci. Tutti i nostri giocatori importanti hanno realizzato, soprattutto quelli d'attacco, perché Zizze e Sansovino, Ganci sono giocatori che costituiscono un lusso per la prima divisione, hanno segnato meno di quello che possono fare, però tutti hanno sicuramente grandi capacità e una storia alle spalle importante che dovrebbe far ben sperare se la squadra trova una sua fisionomia definitiva. Io sono sicuro che Di Francesco sta già lavorando su questo. L'equilibrio bisogna trovare. Sì, assolutamente sì, io credo che Di Francesco sia anche lui in una fase ancora di verifica di certi meccanismi, anche questa intuizione di Vitale sulla sinistra come esterno offensivo è una novità assoluta, non ricordo che Vitale ha sempre dato il meglio di sé come difensore. Magari un po' più appannato nell'anno passato, alla fine dell'anno passato in questo scorcio di stagione, però sappiamo che Vitale ha grandi potenzialità, questa può essere un'intuizione, a meno che poi il mercato ci dica che arriva Biso e Vitale viene scambiato con Biso, e questo è un aspetto anche importante secondo me che gioca la sua parte sulle scelte che Di Francesco sta facendo, perché ci sono alcuni giocatori che oggi sono magari entrati in sostituzione o che sono rimasti in panchina che da domani sera potrebbero non essere più nell'organico del Pescara e potrebbero arrivare già altri giocatori. Mi pare che tra l'altro in settimana sia stato fatto l'acquisto di un terzino, mi pare che si chiami D'Alterio, che oggi era in tribuna per problemi di trasferta ancora. Sicuramente aspettiamo Verratti, e poi c'è un giocatore fuori che si chiama Bonanni, che secondo me è un giocatore da Serie A, non da prima divisione, per quello che ha dimostrato fino a quando stava bene, fino a quando non ha avuto quell'infortunio. Insomma, il Pescara ha ancora molte frecce nell'arco, sta a Di Francesco adesso riuscire a scoccarle nel migliore dei modi. Era in tribuna accanto al sindaco di Giulianova? Ero in tribuna accanto a Francesco Mastromauro, che io non conoscevo personalmente. Tifoso, in settimana ci siamo sentiti, tifoso del Giulianova, ma mi ha rivelato anche di essere tifoso del Pescara, nel senso che quando il Pescara ha militato per lunghi anni in Serie B e anche in Serie A, Mastromauro era uno di quelli che, come tanti altri non solo pescaresi, sedeva sulle nostre tribune per ammirare il Pescara e per ammirare le squadre che venivano a Pescara. È stato un confronto molto sportivo tra due persone
anche di parte politica opposta, perché io sono di centrodestra, Mastro Mauro di centrosinistra, però si è creato un rapporto umano molto importante che poi nel tempo può essere ulteriormente incrementato. Speriamo che non solo dal punto di vista calcistico, che il Pescara l'anno prossimo militi in Serie B, io andrò volentieri a vedere qualche partita di Giulianova che si salverà senz'altro. Cioè, caro Febo, lucidissima l'analisi del sindaco. Il sindaco, oltre ad essere un sindaco, è anche tifoso. Tifoso, è anche un calciatore. Bomber. Questa è una notizia. No. Sì. Poi lui è stato. Le 20 e 15. Poi, è una battuta di Giancarlo Febo. No, e poi, tra le altre cose, mi meraviglio solo di questo, se mi posso permettere, che quando lui è stato in ritiro col Pescara e ha parlato con Cucuretto, gli ha dato qualche indicazione iniziando, però evidentemente poi non se la dici così in effetti vuol dire che o Cucuretto non mi ha ascoltato, no, o che all'inizio ti ascoltavo perché all'inizio le cose andavano bene, poi sei un po' perso evidentemente. Cercano, che partita hai visto? Guarda, oggi? Io ho visto. Che analisi hai fatto, allora, sul Corriere dello Sport? La partita era difficilissima per il Pescara. Ti è piaciuto questo Pescara? Sì, poi ti spiego perché. Innanzitutto mi è piaciuto il Pescara perché Giuliano aveva fatto una partita quasi perfetta, quindi batterlo è già un punto di merito notevole. Un po' per scelta, un po' per necessità, Bitetto, che è uno dei migliori allenatori della categoria, ormai è assodato, ha schierato una squadra copertissima, perché con 5 difensori, un centrocampo mobile a 3 e 2 punte pronte, diciamo, a spingere, ha praticamente chiuso tutti i varchi del Pescara, sia sulle fasce laterali, dove immagino che Di Francesco abbia utilizzato Vitale soprattutto per la bontà del suo piede sinistro per questi cross, ha chiuso le fasce laterali, era ingolfato anche la parte centrale del campo, e poi soprattutto il Giulianova, difendendosi, perché il primo tempo soprattutto si è difesa, ha avuto il merito di non sprecare mai la palla, quindi nessun pallone in tribuna, palla sempre giocata, e questo in un certo senso andava a sfiancare un po' i biancazzurri e a dare fiducia agli stessi giallorossi. All'inizio del secondo tempo c'è stata quell'azione bellissima, quella sovrapposizione che ha messo Censori in condizione di battere a rete. Ho sentito che il ragazzo è stato molto rimproverato negli spogliatoi da qualche giornalista giuliese, però a rivedere l'occasione, sì, è vero che probabilmente poteva toccarla al compagno, però come tiro in sé è stato, diciamo, secondo me è stata la bravura di Pinna che gli ha chiuso lo specchio della porta, perché lui andava in corsa, c'era un difensore che gli stava recuperando, ecco, Zanon, e quindi a quel punto non è che potesse avanzare più di tanto, come gli è stato detto. Ha fatto un tiro, tra l'altro, anche bello, fuori misura, però... diciamo che poteva avere miglior sorte, però non è stata neanche una cosa clamorosissima da mezzo metro. Il Pescara in tutto questo frangente ha avuto il merito di non perdere le distanze, perché la pecca peggiore delle squadre con dei giocatori, diciamo, di nome è quella proprio di sfilacciarsi quando si trovano di fronte avversari così diciamo compatti. Quindi le distanze sono state sempre mantenute, ha rischiato quella volta, ma penso che ci può stare, in una partita in cui gli avversari spesso ti prendono in campo aperto, ci può stare. E comunque, poi Di Francesco è stato bravo nei cambi per togliere un po' i punti di riferimento ai difensori del Giulianova, quindi Sansovini da prima punta è andato un po' dietro, è entrato Zizzeri, Ganci che stava centrale è andato all'esterno, anche se poi nella circostanza, anche per una questione, una specie di molla, quando Sansovini si è spostato a destra, Ganci è andato al centro e ha preso quel pallone dal quale è scaturito il gol. E restava ancora un quarto d'ora, quindi il Pescara attuale, quello di Di Francesco, ci crede sempre. Quindi anche se non avesse segnato quel gol, nessuno ci dice che non avrebbe potuto farlo dopo. Andiamo a sentire, hai fatto un'analisi proprio da allenatore, vero? Io, diciamo, mi sto allenando da allenatore. Andiamo a sentire invece qual è il commento dei due allenatori di Pescara e Giulianova, Eusebio Di Francesco e Leonardo Bitetto, al microfono di Giovanni Tontodonati. Partita difficile, sofferta, ma me l'aspettavo prima della partita, durante la settimana avevo preparato i ragazzi a una partita difficilissima, e anche lottando contro il mercato, che non aiuta questa squadra in questo momento, perché ci sono state troppe chiacchiere, troppi discorsi attorno a tanti giocatori. Devo dire che sono stati tutti grandi professionisti, al di là di tutto, di quello che possa accadere oggi o domani, e sono contentissimo del loro atteggiamento sotto tutti i punti di vista. La migliore occasione prima del gol di Ganci la vota proprio la sua squadra.
ed è stata la vera differenza. Noi purtroppo paghiamo, ma perché abbiamo già dall'inizio scelto di questo nostro progetto giovane, eravamo coscienti anche del fatto che su queste, oggi è proprio l'emblema, no? L'inesperienza nostra un po' sciupona nel realizzare rete, invece poi c'è una gran giocata degli attaccanti avversari, che sono attaccanti di tutto il rispetto e che poi hanno fatto vincere la loro squadra. Bravo il Pescara a crederci fino alla fine, anche se il Giulianova insomma si è comportato in modo egregio, che ha chiuso praticamente tutti gli spazi. Beh, è normale, sono venuti qua con 5 difensori, sono stati bravissimi a contenerci e anche a ripartire, ma noi siamo stati sempre equilibrati, attenti a non concedere il fianco agli avversari, tranne che in un'occasione in cui abbiamo cercato il fuorigioco e si è inserito benissimo un centrocampista loro che poi si è trovato davanti a Pinna. Però diciamo che come supremazia territoriale il Pescara ha cercato di fare sempre la partita, cercando anche di giocare, non sempre era facile, ma anche avendo pochi spazi era difficile attaccarli. Noi abbiamo forse esagerato quest'anno in giovani, però questi siamo, e adesso, come dicevo prima, mettiamo da parte il fatto di essere troppo giovani e cerchiamo veramente di salvarci con molto più impegno rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Beh, Sindaco, un'analisi giusta e equilibrata sia quella di Francesco che di Leonardo Bitetto. Sì, è emerso quello che dicevamo poco prima di queste interviste, cioè di questa differenza tra il Pescara e Giulianova, di un Giulianova senz'altro più dinamico, anche tatticamente messo bene in campo, con giocatori però in una fascia di età dell'86, dell'87, dell'88. Giulianova aveva due giocatori in panchina del 91, sì, addirittura. È una politica che è stata fatta a Giulianova, evidentemente frutto anche di una scelta societaria ben precisa, che deve dare poi dei risultati importanti nel tempo. Questo Bitetto è bravissimo a lavorare con i giovani, so che è un allenatore che predilige materiale umano molto molto giovane, quindi su cui lui può dare un'impronta importante. Forse a Giulianova, lo dicevamo a microfoni spenti, mancherebbe un centravanti esperto che possa capitalizzare il gioco che Giulianova profonde. Dall'altra parte il Pescara, insomma, se questi giocatori sono pagati e ben pagati, parlo del Pescara, evidentemente un motivo c'è, ed è quello che sono chiamati a responsabilità importanti nel momento in cui la squadra ha magari qualche difficoltà in più, come è capitato oggi, e quindi tirare fuori il coniglietto dal cilindro come ha fatto Ganci. E anche così si vincono i campionati, le squadre importanti, anche il campionato di Serie A, riescono a risolvere partite difficili in questo modo. Io mi ricordo quante volte il Pescara con grandi squadre produceva tanto gioco, meritava sul campo, poi la grande squadra con la giocata individuale riusciva a risolvere la partita. Questo è il motivo per cui Lucchesi e la società hanno pensato di allestire un organico così importante, che verrà ulteriormente puntellato e rinforzato anche domani, sono certo, all'esito del calciomercato. Però le prospettive sono diverse, il Pescara si gioca le sue prospettive di vittoria del campionato, anche se qui c'è da aprire un capitolo a parte, che è quello relativo ad una giornata importante che ha dimostrato che il Verona è una vera e propria corazzata, è una squadra difficile da raggiungere, è una squadra che ha perso una sola partita, che ha incassato 8 gol in tutto il campionato, che anche ha superato un momento di crisi e di appannamento senza grosse ripercussioni. Pescara ha perso poco, anche 3 partite, però ha avuto alcune settimane che hanno preceduto poi l'allontanamento di Cucureddu, in cui Pescara soprattutto in casa ha dilapidato un patrimonio di punti importante. Certo, è evidente che se Pescara dovesse crescere, io sono sicuro che lo farà in queste settimane, lo scontro diretto a Verona, se le squadre rimangono sostanzialmente appaiate, diventa decisivo. Io lì credo che se ci sarà una piccola differenza di punti, mi auguro sempre che Pescara possa essere avanti, per l'amore di Dio, però se ci dovesse essere una piccola differenza di punti, quella partita diventa importante anche per la mobilitazione del pubblico pescarese, perché diventa la partita su cui giocarsi il primato in questo campionato. Però l'importante è rimanere in zona playoff, iniziare a distanziare le squadre che sono al di fuori della zona playoff, e oggi questa vittoria
è stata importante in questo senso, perché la sconfitta della Ternana, la sconfitta della Reggiana, questo Porto Gruaro in cui io non credo fino in fondo, nel senso che è una matricola, una squadra che sta dimostrando grandi cose, ma pagherà comunque un prezzo rispetto alla fine del campionato, nel senso che io non credo che arriverà fino in fondo in quella zona alta della classifica, e adesso c'è questo Ravenna anche che ha una partita da recuperare. Però se vediamo la classifica che viene adesso mostrata, noi oggi come oggi abbiamo 5 punti di vantaggio rispetto alla zona playoff, all'ultima della zona, sì, della zona playoff. Questo è importante perché nelle settimane scorse invece questo margine si era ridotto addirittura fino a un punto, sì, il Pescara e il Pescara deve rimanere lì almeno fino in primavera a fare la corsa sul Verona, avere continuità di risultati, e poi mi pare che la partita col Verona è una delle ultime del campionato e lì andarci a giocare tutto. Beh, infatti quello che dice il sindaco sulla primavera è giustissimo. L'unica cosa, io lo contestavo al precedente allenatore perché lui perdeva, pareggiava e poi diceva, però i campionati si vincono in primavera. Sì, si vincono in primavera se tu arrivi con un certo punteggio, poi sullo slancio. Sì, adesso sì, ma il Pescara ha dovuto ricominciare da capo. Adesso parliamoci chiaramente, chi parla con i giocatori, non in maniera diciamo privata, ma anche in maniera ufficiale, vedi che sono tutti contenti. Ho sentito le dichiarazioni di Ganci, adesso lo ascoltiamo? Ah, vai. Ascoltiamo Massimo Ganci e Samuele Olivi, sempre al microfono di Giovanni Tontodonati. Anche per te un periodo insomma non molto felice. Non molto felice perché non giocavo con continuità, ora le prestazioni stanno arrivando, mi sto mettendo a posto fisicamente e direi che sto raggiungendo quasi la forma. Quali sono le maggiori difficoltà insomma che ha incontrato il Pescara oggi e dove il Pescara deve migliorare? Ma sicuramente migliorare sotto tutti i punti di vista, nel senso che noi settimana dopo settimana lavoriamo durante gli allenamenti per cercare di migliorare tutti i punti di vista, non ce n'è uno in particolare. E oggi il mister comunque stasera, domani analizzerà bene la partita, poi in settimana insieme a noi guarderemo magari gli errori che abbiamo fatto, però ripeto, siamo veramente contenti perché oggi abbiamo vinto una partita dando qualcosina in più, non dico sotto profilo del gioco, ma dando veramente il cuore, l'anima. Esterno a sinistra, esterno a destra, dietro una prima punta, insomma, qual è il vero ruolo di Massimo Ganci o dove Massimo Ganci si trova meglio? Io do il massimo in tutte le posizioni, se mi mette a sinistra, a destra, mi mette a fare anche il terzino, quindi non è un problema. È chiaro che le mie caratteristiche sono giocare vicino alla porta, giocare vicino all'area, dove sento il gol. Oggi è andata bene, che ero lì vicino, quindi ho sfruttato appieno le mie caratteristiche. Una dedica particolare per questo gol? Lo dedico alla squadra perché comunque abbiamo passato un periodo non bellissimo ultimamente e quindi lo dedico alla squadra, sì, che mi ha aiutato assolutamente a fare questo esperimento. Torna a sorridere anche Massimo Ganci, Giancarlo, che diciamo, da un po' rinomo. Ho sentito in sala stampa che ha detto ai taccuini, la carta stampata, ha detto siamo contenti con il nuovo allenatore, lavoriamo, facciamo nuovi schemi, insomma un tecnico adeguato alla portata di questa squadra e anche come modernità di interpretazione del calcio e come vocazione spiccatamente offensiva che poi spesso si traduce nella miglior difesa, perché il Pescara sempre propositivo, sempre in attacco, alla fine da quando c'è Di Francesco non ha mai subito gol, con un pizzico di fortuna o meno, però resta il fatto che la certezza è che si sta avvicinando al Verona, il Pescara, come tipo di compattezza di squadra. Chiaro che il Verona, come diceva il sindaco, aveva solo una piccola carenza, l'ha risolta con l'arrivo di Di Gennaro e quindi adesso è diventata veramente una squadra quasi irresistibile. Però diciamo forse il Verona ha fatto, sindaco, gli acquisti mirati, ha preso Di Gennaro, adesso ha preso Sam Dalla Bona. Non ha speso tantissimo quest'anno come il Pescara, però ha fatto quegli accorgimenti
piccoli accorgimenti. Ha fatto degli acquisti mirati perché li ha fatti dopo uno scorcio ampio di campionato in cui il Verona ha dimostrato una grande solidità e si sono accorti che mancavano soltanto dei puntelli per fare un ulteriore salto di qualità. E evidentemente hanno anche una buona società alle spalle, Verona è una città importante, hanno tutti i requisiti e le condizioni dopo anni di sofferenza, perché il Verona e Verona hanno sofferto, insomma il Chievo è diventata la prima squadra però di Verona, Pescara anche sofferto, hanno la possibilità anni, pure Pescara ha sofferto tanto donde, e abbiamo bisogno invece di sorridere e di gioire. Io sono convinto che Lucchesi domani riesca a portare quei rinforzi che in questo momento servono al Pescara, sfoltendo anche l'organico, perché magari poi avere un organico molto ampio da una parte dà la possibilità del ricambio, ma dall'altra crea anche qualche muso lungo all'interno dello spogliatoio. Io credo che per esempio su questo Cucureddu abbia pagato un prezzo, perché qualcuno mi diceva, qualche uccellino, che giocavano sempre un pochino i giocatori più legati anche dal punto di vista personale a Cucureddu, e poi quando si iniziano a creare i malumori nello spogliatoio vi sono delle influenze negative su tutta la squadra. E sulla gestione dell'organico l'allenatore deve dimostrare grandi capacità, sono quelle cose che poi non vedi in campo direttamente, perché in campo vedi la tattica, però c'è quel lavoro che viene svolto durante la settimana che non è meno importante della tattica che viene posta in essere in campo. Tutti devono essere tranquilli, anche questo aspetto della società non è da sottovalutare. Io lo dicevo all'inizio della trasmissione, il fatto che si siano trovati dei nuovi equilibri, il fatto che comunque si sia espressa una volontà di rilancio anche dal punto di vista societario e si dia l'idea quindi di compattezza e di solidità dal punto di vista societario, ha una sua influenza positiva anche sugli stessi giocatori. Io di questo ne sono certo per l'esperienza che abbiamo visto negli anni passati. Insomma, oggi alibi non ce ne sono più, Giancarlo. Noi dobbiamo assolutamente avere un ruolo da protagonisti assoluti in questo campionato e poi chi ha più filo tesse. Giancarlo, però questo Pescara che adesso si presenta al mercato, possiamo dirlo con tutta tranquillità, insomma, vediamo pure chi riesce a smentirci, lo spot di inizio campionato, questa scelta cervellotica di assemblare una squadra di 24 titolari, due per ogni ruolo, è fallita clamorosamente. Beh sì, col dato di fatto sì, è fallita per una serie di motivi, magari poteva essere gestita meglio. Sicuramente a me dispiace vedere che adesso bisognerebbe in un certo senso fare un intervento massiccio che non si può fare, perché chiaramente tutta la squadra è stata allestita sulle indicazioni di Cucureddu, poi quando capita che c'è un avvicendamento in panchina dobbiamo riconoscere che Di Francesco adesso è bravissimo e sta adattando dei giocatori in ruoli che non sono esattamente quelli adatti sì, ma Di Francesco, al suo gioco. Secondo te chi chiede, ma io penso, in questo mercato? Guarda, allora, quale giocatore, guarda, che tipologia ti dico, di giocatore me, serve a questo secondo Pescara? Me, per quanto riguarda la difesa, bisognava intervenire sui terzini. Adesso è arrivato questo D'Alterio che io personalmente non conosco bene, quindi non so se... Però ne parlano bene. Ne parlano bene. Chiaramente bisognerebbe trovare un mediano che magari abbia le caratteristiche di Dettori, se Dettori non resta, che però magari abbia un po' più, diciamo, di euforia, perché Dettori lo vedo un po' spento. Ecco, e Mattia poi, Biso e poi potrebbe essere Mattia Biso l'elemento adatto. Beh, Mattia Biso è un elemento che è di grande esperienza. So che ha avuto qualche problema fisico ultimamente, però adesso ovviamente stiamo parlando di 3 mesi di campionato e quindi potrebbe andare bene. E io penso che comunque ci sarà qualche intervento anche sugli esterni, perché fino adesso gli esterni sono stati tutti adattati. Addirittura la prima partita ho giocato 4 punte. Ora Artistico è andato via, non c'è più. Ganci può fare l'esterno, ma non è esattamente nelle sue corde, quindi io penso che un esterno, un mediano,
Non so se un altro difensore. Però il rebus di questa squadra è sfoltire, perché ci sono tanti giocatori che sono stati messi sulla lista dei partenti da tante settimane, però ancora riescono a trovare collocazione. Prisco, Romito, stesso Medda, forse cosa domani succederà domani? È chiaro, sfoltire perché sono rimaste poche giornate. Dimenticavo gli acquisti. Speriamo che l'acquisto più importante sia il recupero di Verratti, anche se non dobbiamo poggiare tutto su questo, perché magari Verratti è ancora giovane. Abbiamo visto che è Bonanni, però in settimana, come anticipava Giancarlo Febbo, un acquisto del Pescara era stato fatto, anche se in maniera virtuale, poi è saltato clamorosamente negli ultimi minuti nella serata di giovedì. Mattia Biso era virtualmente biancazzurro alle 8, poi dopo qualche minuto la trattativa è saltata. Noi giornalisti abbiamo raccontato sulle colonne dei giornali, tramite le televisioni e le radio, un po' come è andata questa vicenda, ma facciamocela spiegare anche bene, in maniera più dettagliata, dall'avvocato Fernando Arbotti, che è il procuratore di Mattia Biso. Buonasera Fernando. Ciao Luigi, buonasera a voi. Buonasera. Ci stavi ascoltando, buonasera. Insomma... ti chiediamo lumi su questa trattativa. Qualcosa all'ultima parte l'ho sentito. Ecco, noi volevamo sapere da te cosa è successo giovedì, perché il Pescara non è riuscito a prendere Mattia Biso, se questa trattativa si potrà riaprire. Più o meno quello che hanno dichiarato gli amici del Pescara, che la cosa era fatta e poi all'ultimo momento che la società ha avuto un ripensamento. Sulle cause del ripensamento magari io anche credo di avere la certezza di quello che può essere successo nella dinamica dei soci, però ci potremmo limitare anche alle dichiarazioni ufficiali. Di fatto l'operazione era chiusa e mancava quindi solo confermi la firma Biso di Daniele, Biso Ferrano, scusami, Graziani aveva già firmato per conto. Ecco, quindi Biso era alle 20, dicevo bene, era biancazzurro, era del Pescara. Sì, perché comunque l'accordo era stato siglato e si attendeva solo la ratifica. Poi c'è stato questo ripensamento e quindi ovviamente... Ecco, vi ha un po' infastidito questo tira e molla? Ma a me no, obiettivamente, anche per via dei rapporti che ho con il Pescara, con i soci della Pescara Calcio. Ovviamente il giocatore... è un po' seccato, perché comunque voglio dire, non vorrei che si dimenticasse che parliamo di un calciatore che è titolare per il Bino Frosinone ed è un giocatore molto considerato nella categoria, anche se in precedenza aveva avuto qualche problema ovviamente risolto con il suo tecnico, visto che sta giocando regolarmente dal primo all'ultimo minuto delle ultime gare, dopo la debacle interna del Frosinone con l'Ascoli. Ecco. Ed era un giocatore che peraltro abbracciava volentieri questa prospettiva, per la verità anche molto pompato da me, se devo essere sincero, no? Perché è normale che in linea teorica lui, avendo ancora un anno e mezzo di contratto, sarebbe più comodo lì. Frosinone è una città anche solida, non corre rischi di classifica, cioè oggettivamente magari non c'erano tutte le necessità del trasferimento, se non che magari, sai, quando è il suo consigliere, in questo caso io, magari la situazione da un po' gliela continua a presentare in un certo modo, lui si è fatto anche un po' convincere, no? Considerato che poi è stato a Teramo, quindi conosce bene la realtà, che poi in Abruzzo, eccetera, eccetera. Fernando, Fernando, scusami. La cronistoria esatta della vicenda. No, sei stato molto molto preciso nel racconto. Ma la domanda è questa: domani alle 19 si chiude il mercato, tu sei a Milano, questa trattativa si può riaprire? Mattia Biso... Io sono a Milano se ci arrivo, qui sta nevicando. Ah, quindi insomma sei in viaggio. Sono sotto una tormenta sulla 14, ecco. Comunque cercando di raggiungere Milano. Ecco, stai raggiungendo Milano all'Ataquark, questa mi passate la facezia, insomma, vorrei che anche voi faceste il tifo. Così, idealmente per me. Vabbè, siamo col cuore vicini a te, insomma.
Ferro, ecco, la domanda precisa e diretta è questa: Mattia Biso può si può riaprire questa trattativa con Biso, secondo te? C'è qualche spiraglio? Da quello che mi risulta sì, cioè nel senso che obiettivamente la volontà del Pescara nel prendere non è mancata. Forse il caso, speravo che lo facessi tu, perché altrimenti poi tocca dirlo a me. La trattativa in quel momento non si è chiusa perché la società, da quello che insomma si coglie, anche se ufficialmente nessuno lo ha detto, spererebbe tuttora di poter fare qualche dismissione. Stavo vedendo qualche immagine sul piano del budget per favorire questo ingresso. Però è anche vero che se la condizione come è poi dovesse essere questa, alla fine il rischio che la trattativa comunque salti c'è tutto, perché comunque voglio dire le trattative last minute dell'ultimo momento sono oggettivamente complicate, perché comunque magari chi cede deve premunirsi, oppure magari tu non hai ceduto e quindi traccheggi fino all'ultimo momento, insomma. E poi c'è, diciamo, anche un po' di risentimento da parte del giocatore, che forse è superabile, ma che comunque, voglio dire, al momento c'è anche. Beh, Fernando, allora, insomma, vediamo un po' se domani ci darai buone notizie, insomma, se il tuo assistito arriverà a Pescara, staremo a vedere. Noi intanto ti auguriamo buon viaggio, spero tu riesca a arrivare sano e salvo a Milano, perché insomma la bufera di neve... È un buon viaggio questa volta, che mai come in questo momento è duopo. È duopo. Ferrando, ti ringrazio, buon viaggio e buon lavoro. Buon proseguimento anche a voi. Grazie. Grazie a Fernando Arbotti, procuratore di Mattia Biso. Intanto stiamo vedendo la nostra redazione... sempre molto molto puntuale, ci sta facendo vedere qualche gol da YouTube di Mattia Biso. Sindaco, secondo lei questo giocatore potrebbe essere l'ideale per questa squadra? Era la domanda che volevo fare ad Arbotti, ma non volevo assolutamente distrarlo da una guida difficile. Però ci ha spiegato, insomma, che il Pescara era stato vicinissimo. Io ricordo il Biso di 6 o 7 anni fa, l'anno della promozione del Pescara dalla C1, allora si chiamava, alla B, era il 2003, e ricordo un giocatore formidabile. Ricordo che i migliori centrocampisti quell'anno furono Biso e Nicodemo, ricordo che poi... Sì. Non hanno avuto grandi fortune, giocatori che erano relativamente giovani a quel tempo e sono passati 7 anni. Se il Mattia Biso è quello, è chiaro che tecnicamente non può che essere addirittura migliorato rispetto ad allora, e già era un giocatore con una notevole caratura tecnica, però se Biso è quello di quegli anni è un giocatore che può far fare il salto di qualità, chiaramente un giocatore di categoria. Ho qualche perplessità sulla tenuta atletica di questo giocatore, vorrei sapere perché in effetti negli ultimi anni, non lo possiamo chiedere ad Arbotti che è in viaggio, ma ci chiediamo perché Biso in questi ultimi anni non ha avuto poi ribalte importanti. Certamente gioca in Serie B, quindi è un giocatore importante, è un giocatore che ha avuto degli ottimi riscontri, però qualche perplessità sulla condizione atletica però di questo giocatore. Però insomma non è l'unico obiettivo del Pescara. Io negli acquisti di gennaio del mercato di riparazione ci credo relativamente, ci sono sicuramente precedenti in cui squadre sono state rivoluzionate, ricordo una Fiorentina di qualche anno fa che in Serie B fu ricostruita integralmente e poi vinse il campionato. Ci sono altri esempi, però qui a Pescara per esempio abbiamo avuto anche molti arrivi assolutamente inutili, meteore, giocatori che non hanno fatto la differenza. Allora gli acquisti devono essere mirati, più che il grande nome occorre il giocatore che possa in effetti andare a puntellare, così come ha fatto il Verona, possa andare a puntellare determinati reparti. Rimane il rammarico per questo Dettori, per un centrocampo del Pescara che si presentava all'inizio della stagione. Intanto vediamo le pagelle intanto che con parliamo. Dettori e Tognozzi che sembrano e sono, secondo me ancora oggi, sono convinto di questo, un lusso per il campionato di prima divisione.
tutto sommato hanno disputato un campionato non entusiasmante sinora. Però le potenzialità ci sono, Giancarlo, cioè Dettori, sì, e Tognozzi sono due giocatori. Tognozzi in partenza già da alcune settimane. Si dice Grosseto, anche se Iaconi proprio a Pescara Cianel l'ha smentito. Vabbè, ma Iaconi smentisce sempre, però direzione Grosseto. Sindaco, anche perché se Dettori fosse un pochino più contento, un po' più entusiasta, sarebbe un giocatore completamente diverso. Forse c'è ancora, ha preso 5,5 Dettori. Sì, ho visto, ho preso 5,5. Tu quanto gli hai messo? Io sinceramente questa partita gli ho dato 6, perché comunque ha meritato la sufficienza. Quella di Avezzano mi è sembrato un po' avulso dal gioco e soprattutto non adeguato ai ritmi, perché lì si giocava con una certa frenesia, lui addormentava un po'. Probabilmente dipende pure dal fatto che anche è spersonalizzato come ruolo, perché fino adesso non si è capito qual è il ruolo. Possiamo rivedere queste pagelle? Che non avevo come visto. No, rimandiamole rapidamente in video, poi abbiamo veramente pochissimi secondi. Eccole qui: Pinna 6, 6 Zanon, 6,5 Olivi, 6 Mengoni, 5,5 per Petterini, Coletti 6,5, 5,5 Dettori, 7 Ganci, 6 Sansovini come Soddimo, Vitale, Zizzari senza voto Carboni e 6 Tognozzi. Ecco, vedi quel 6,5 a Coletti. Coletti è un giocatore di quantità, non è un giocatore che ha i piedi come Dettori, però recita la sua parte. È un campionato in cui magari talvolta è più importante la quantità che la qualità. Sono d'accordo che Coletti oggi si è ritagliato un posto in squadra, ma soprattutto per la grinta e quello che diceva Giancarlo, sono perfettamente d'accordo. Evidentemente in Dettori c'è qualche limite di natura caratteriale, in quel quid pluris che un giocatore deve avere quando va in campo, che deve fargli fare il salto di qualità, che Dettori ha le carte in regola per giocare in Serie B. Questo per chi capisce un po' di calcio lo si vede. È un lavoro ben retribuito, non vanno in miniera. Mezzo voto in più avrei dato a Sansovini. Io vorrei mezzo minuto in più per continuare a parlare, ma purtroppo siamo in chiusura. Domani chiude il calciomercato, vedremo gli ultimi colpi. Domani mattina arriveranno all'Ata Quark di Milano anche Giuseppe De Cecco e Maurizio Edmondo. Vedremo un po' cosa riusciranno a portare da Milano. In uscita, come diciamo, Prisco, Romito e Medda. Tommaso Romito nelle ultime ore vicinissimo al Benevento. Mariano Grimaldi, il suo agente, sta lavorando per uno scambio tra Romito e Sebastian Bueno, attaccante classe 1981. Su Prisco negli ultimi minuti si è fatto anche avanti il Pisa di Cuoghi, ma difficilmente Prisco scenderà di categoria, potrebbe andare a Cassino. Staremo a vedere domani sera alle ore 19. La società si è ricompattata, quindi aspettiamo i fuochi artificiali domani sera. Gentili telespettatori, grazie a tutti, grazie al sindaco, grazie, Luigi Aguaremascia. Grazie. Grazie Giancarlo Febbo. Grazie, buonasera a tutti. Appuntamento alle ore 23 con la differita di Pescara Giulianova, commento di Giovanni Tontodonati affiancato da Antonio De Leonardis, linea che torna a Toni Zitella. Buonasera a tutti. Grazie a te Luigi, noi ora facciamo una breve parentesi per quanto concerne il basket, riprendendo quello che abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, ovvero sia la vittoria della Banca Tercastermo contro la Carife Ferrara. Vediamo proprio le immagini che sono relative proprio agli ultimi secondi di questo importante incontro, perché di fatto permette alla squadra teramana di sedersi all'ottavo posto in compagnia di Biella, Montegranaro e Benetton. È una classifica davvero cortissima. Qui vediamo proprio gli ultimi secondi di gioco. Ci troviamo sul 69 pari e la squadra di casa è in attacco, una partita che è sempre stata punto a punto. Ed ecco la palla che va verso Jones, questa spettacolare schiacciata che dà il 71-69 definitivo. La partita in realtà non è ancora terminata, c'è ancora, rivediamo intanto il grandissimo gesto atletico dell'americano della squadra teramana. C'è il time out chiesto ovviamente dalla Carife Ferrara, che ha ancora 10 secondi di tempo per poter quantomeno impattare, se non riuscire a farcela. Invece ecco qui c'è un'altra palla persa della Carife, qui in teoria ci sarebbe stato un fallo su Jones e poi invece è stata data una rimessa a favore della squadra teramana. La squadra teramana che appunto poi ha la possibilità di gestire gli ultimi secondi, ma lo fa davvero in malo modo, perché non riesce a fare una bella rimessa in gioco. Palla di nuovo la Carife Ferrara, qui vediamo proprio al rallentatore l'errore di Jurak
Ed ecco qui poi l'ultimissima azione per la squadra della Carife. Ovviamente la palla va a Grandi, all'ex che ha giocato proprio a Termo nella stagione 2006-2007, è stato due volte stoppato e qui finisce la partita con la vittoria appunto della Banca Tercas. Sugli scudi, oltre a Jones, che è stato autore dei due punti decisivi sul finale, 18 punti per lui e 6 rimbalzi, anche Amoroso, 20 punti con 7 su 9 da 2. Dall'altra parte, come dicevamo, uno spettacolare Grandi, ben 32 punti, ma proprio sul finire non ha dato l'impulso, per fortuna l'impulso giusto per poter vincere la partita. Come vi dicevo, una partita sempre punto a punto. Prossimo turno, sabato prossimo, perché gioca in anticipo con inizio alle ore 20:30 a Varese contro la Cimberio. Dunque ha ripreso a marciare positivamente la Banca Tercas dopo l'inopinata sconfitta di domenica scorsa contro Montegranaro, che è costato l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Vittoria sofferta, non è stata una gran bella partita, ma in questi casi l'importante è portare a casa i due punti. E ora torniamo a parlare di calcio e diamo la linea a Lanciano, ad Antonio Calabrese. A te, Antonio. Ciao Tony, buonasera a te e a tutti i nostri amici da casa. Come dicevi giustamente tu, eccoci dal Tema Policenter di Lanciano in diretta per questo spazio di 15 minuti in cui si parlerà della Virtus Lanciano e della Provasto. Poi alle 23 su TVQ avremo un ampio spazio di approfondimento con la trasmissione Tifosi. Io però do subito la parola alla nostra Federica Rosi, che si occuperà di presentarci gli ospiti in studio. Buonasera a tutti. Allora, andiamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo Franco Di Battista, direttore sportivo del Casoli. Buonasera. La nostra opinionista Francesca Canci. Buonasera a tutti. Stefano Di Battista, allenatore del Castelfrentano. Buonasera. Vedete un posto libero, un ospite che dovrà arrivare, Nicola Della Penna, che è il difensore della Provasto. Poi abbiamo Gianpaolo D'Alessandro, calciatore Buonasera. Del Real Lanciano. Buonasera. E Osvaldo Di Rocco, calciatore del Real Lanciano. Buonasera a tutti. Bene. Prima di continuare volevo ricordare a tutti quanti il nostro numero di SMS, che è 393 29 11 490. Potete mandare i vostri SMS fino alle 22. Sì, perché poi li leggeremo nella parte successiva, quella delle 23, come abbiamo detto, tifosi. Una giornata agrodolce per le formazioni che trattiamo in questo spazio, la Virtus Lanciano e la Provasto. Se la Virtus Lanciano mantiene ancora l'imbattibilità esterna, la Provasto invece è stata sconfitta pesantemente in casa sul proprio terreno, 2-0 il risultato finale. Di questa gara poi ci occuperemo l'ausilio del servizio filmato, mentre per quanto riguarda la trasferta della Virtus sul terreno del Porto Gruaro sentiremo tra qualche istante Angelo Vignoli, che ha seguito per noi questa gara. Ci faremo ragguagliare su come si è svolta questa sfida, che il Lanciano stava, se non sbaglio, perdendo. Però, visto che ho seguito un'altra gara, quindi non ho seguito nel dettaglio la gara della Virtus, Francesca invece lo ha fatto tramite altri mezzi, quindi ci saprà ragguagliare meglio. Sì, Antonio, ho sentito degli amici, nonché colleghi, sulla partita. Pare che il Lanciano abbia giocato veramente benissimo. 80 minuti in cui hanno veramente dominato e predominato. Sicuramente è stato subito un gol da parte del Lanciano, al quale poi, dopo soltanto 5 minuti, è seguito un bellissimo pareggio da parte di Sansone, che devo dire, o come mi hanno detto, pare sia stato veramente provvidenziale. Sicuramente il Lanciano continua la sua lunga serie di partite giocate fuori casa, dove è sicuramente imbattuto, quindi continua questa lunga serie positiva da parte della squadra quando gioca fuori casa. Sicuramente io, anche da tifosa, avrei preferito che arrivassero i 3 punti, perché veramente questa squadra sta lavorando benissimo, stanno dimostrando molto impegno, molta determinazione, una grande organizzazione. Quindi una squadra che sta lavorando tanto e che è giusto che, insomma, cominci a raccogliere anche i frutti di questo lavoro. Però dobbiamo anche ricordare che, insomma, io ho sentito alcuni tifosi proprio ieri pomeriggio. Poi li sentiremo alle 23. Sì, esatto, poi vedremo, insomma, le interviste molto carine che sono stati disposti a rilasciarci.
Dobbiamo dire che insomma ancora una volta hanno azzeccato il pronostico, infatti mi sembra di ricordare che insomma un X2 avevo. Esatto, addirittura un X2, quindi anche questa volta i nostri tifosi hanno indovinato. Franco, il segno 1, tanto per restare in tema di schedine, al Guido Biondi manca, no, è mancato peccato, troppo spesso. No, peccato per questo, perché il Lanciano insomma ci ha abituato che in trasferta oramai fa sempre degli ottimi risultati. Peccato che probabilmente qualcosa non si è perso in casa, però penso che sia un ottimo cammino. Non so cosa sarebbe stato se effettivamente sarebbero anche venuti più punti, no? Al Guido Biondi. Probabilmente adesso la classifica sorrideva ancora di più. Però insomma io penso che non è tardi, insomma, perché manca probabilmente quei 5-6 punti casalinghi, ma penso che ci sia ancora tempo per rimediare. Da un Di Battista all'altro, una coppia di arcigni difensori dei campionati dilettantistici, li ricordo tra le altre cose anche alla Val di Sangro. Oggi però per tutti e due è andata male con le rispettive squadre, il Casoli di cui Franco, il direttore sportivo, è stato sconfitto in trasferta, così anche per la squadra che allena Stefano, il Castelfrentano, oggi sconfitto da un San Salvo in grande spolvero. Però con te, dei dilettanti parleremo domani, con te invece vogliamo parlare del Lanciano. Sei soddisfatto di questa stagione della formazione, sì, rossonera? Diciamo sì, dal tifoso diciamo di sì, in questo senso qua, però diciamo che Lanciano può fare qualcosa, appunto, in più può fare. Come diceva Franco, in casa ha perso tanto. Avremmo potuto stare qui a discutere di alta classifica, peccato. Sì. Allora, poi con i nostri amici del Reale parleremo più tardi. Intanto però pregherei il nostro Luca di collegarci con Angelo Vignoli, perché ci deve raccontare, vero Federica, che cosa, esatto, ci deve raccontare? Sì, sì, il nostro collegamento telefonico con Angelo Vignoli che ha seguito la partita del Lanciano. Prego. Buonasera Antonio, un saluto anche ai tuoi ospiti. Lanciano che si conferma ancora squadra formato trasferta nel campo del Porto Gruaro, ancora oggi ha disputato una partita straordinaria, soprattutto nei primi 45 minuti. Possiamo dire che nell'arco dell'intera partita, quasi per 80 minuti, il pallino del gioco l'ha avuto il Lanciano. Il Lanciano che nel primo tempo poteva sbloccare il risultato, almeno in due occasioni, entrambe con Sinigaglia. Bravissimo il portiere di casa a respingere i due palloni proprio da estremo difensore straordinario. Lanciano che nel corso della ripresa ha mantenuto ancora, come dicevamo, il pallino del gioco e al 26esimo ha subito il gol del Porto Gruaro per un'azione un pochettino rocambolesca, pallone messo al centro area da calcio d'angolo, palla che batte sotto la traversa deviata dal portiere, ritorna in campo, poi colpo di testa di Marchi e il Porto Gruaro è andato in vantaggio. A quel punto le sostituzioni di Pagliari hanno fatto la differenza e Sansone, 12 minuti dopo il gol del vantaggio della squadra del Porto Gruaro su Maga, è riuscito con un calcio di punizione dai 16-17 metri a mettere sul suo piede una palombella straordinaria che si è insaccato al 7. E all'ultimo secondo di gioco, in fase di recupero, dopo 5 minuti di recupero, è stato basto ad avere il pallone da sospingere dentro la rete per il vantaggio e quindi la vittoria del Lanciano, ma non è stato così. Si è lasciato anticipare il giocatore numero 7 del Lanciano, che è stato schierato oggi a centrocampo per l'indisponibilità, come sappiamo tutti, di Amenta. Il Lanciano ha giocato un'ottima partita, anche se la stava perdendo, e questo significa che la squadra ha carattere, molto carattere dimostrato in campo, dovrebbe dimostrarlo anche in casa, nel momento in cui si affrontano partite come quella di domenica scorsa. Chiaramente poi c'è da recriminare, non tanto per ciò che succede in trasferta, dove un punto va benissimo, ma per quello che succede in casa. Adesso si ritorna a giocare al Biondi domenica prossima e speriamo che la musica sia diversa. Grazie Angelo Vignoli, abbiamo quindi appurato da lui meglio come si è svolta questa partita, o meglio la dinamica della gara della Virtus Lanciano. Francesca, poi tu la volta scorsa ci avevi dato le pagelle, adesso diamo un voto così complessivo alla squadra, non tanto ai singoli perché non abbiamo visto dal vivo la gara, però
un voto a risultato, ecco, diciamo così. Sicuramente direi 7, perché è una squadra che riesce a portare comunque punti giocando fuori, una squadra che gioca benissimo e predomina per 80 minuti una partita, è sicuramente una squadra che merita un voto positivo, quindi direi un 7. Franco, tu che sei esperto di calciomercato, è partito un attaccante, ne è arrivato precedentemente un altro, giudichi giuste queste mosse della società o magari bisognava puntellare con qualche rinforzo in altri settori? No, non penso, è andato via un attaccante, penso che il parco attaccanti numericamente ci perché Lanciano dispone di Colussi, di Senigallia, di Masini, diciamo anche lo stesso Improta, quindi ci sono quattro giocatori che penso in quel reparto lì si può stare tranquilli. Poi adesso se loro faranno qualche altra operazione, questo non lo so, non lo so se ci sarà qualche giocatore in arrivo probabilmente in qualche altro reparto, non so, io mi occupo anche ma non vedo le partite per conto del Lanciano, andiamo alla ricerca di ragazzi di prospettiva, però poi per quanto riguarda le operazioni del mercato è una cosa che uno deve chiedere espressamente al direttore, insomma alla proprietà. Certo. Due battute velocissime con i nostri amici del Real Lanciano, siete soddisfatti da tifosi di questo Lanciano? Assolutamente sì. Abbastanza soddisfa molto il tifoso, quindi non vedo il motivo perché giudicare diversamente. Il fatto però di non poter gioire dal vivo e farlo magari attraverso le immagini delle trasferte lontane? Ma sicuramente, cioè, viverla dal vivo serve sicuramente una gioia un po', cioè, che ti tira di più, in parole povere. Va bene, adesso dobbiamo parlare però di altro, magari poi se avanza un po' di tempo parleremo ancora della Virtus Lanciano. Ricordiamo il nostro numero degli sms e il prossimo servizio. Il nostro numero di sms è il 393 29 11 490. Invece proseguiamo con la nostra scaletta, il prossimo servizio Provasso San Marino, finita per 0-2. Tonfo casalingo per la Provasto che ripiomba in piena crisi e conferma i limiti del momento. Poca lucidità in zona gol e buon gioco sulla Sprazzi. Tre legni e un rigore molto generoso concesso al San Marino concludono il quadro senza togliere i meriti di un avversario non a caso nelle altissime sfere della classifica, con Cesca capocannoniere e Grassi trequartista di categoria superiore. Di Meo propone un 4-4-2 che vede Camarata e Croce in avanti, spazio al neoacquisto Laboragini sulla sinistra offensiva, Fiore agisce dall'altra parte. Chicco Evani, ex bandiera del Milan, si affida al solito 4-3-1-2, Cesca e Gasparello rappresentano l'offensiva con Grassi tra le linee, spina nel fianco di tutto l'apparato difensivo aragonese. Eppure l'avvio è locale, gran ritmo, attacchi continui e tre palle gol lasciano presagire una domenica di gloria. Al secondo minuto Croce lascia partire un pallone filtrante dalla sinistra con Cammarata in leggero ritardo. All'ottavo primo legno per Cacciaglia con un piazzato che colpisce la traversa senza poi nessuna deviazione sul pallone di ritorno. Al dodicesimo ecco Fiore che controlla un traversone, porta palla e mette al centro. Cammarata colpisce di forza ma senza vedere la porta, pallone fuori. Fuochi d'artificio senza esito positivo e al primo episodio passano gli ospiti. D'angolo, di Grassi, qualcuno trattiene il contestatissimo ex di turno Aquino che cade in area. L'arbitro assegna il rigore trasformato poi da Grassi, una decisione molto generosa e contestata a buon diritto dagli abruzzesi. La Provasto sbanda, perde lucidità e verve mentre dalla parte opposta sale Grassi sugli scudi che percorre 30 metri prima di impegnare Sassanelli in angolo. I biancorossi si affidano solo a due conclusioni senza particolari pretese, prima con Della Penna, poi con Croce. Nella ripresa l'occasione buona sembra quella del terzo minuto, il San Marino pasticcia in Fiore che batte a rete ma senza centrare lo specchio della porta. I locali agiscono con Croce in avanti, supportato da Cammarata qualche metro dietro, Laboragine e Fiore sono larghi sulle ali, mentre Vani sostituisce Gasparelli per Furlan coprendosi il fianco. Nono minuto, Cacciaglia, tiro piazzato, altro legno, poco prima del raddoppio.
Furlan scende in area, fa doppio passo, poi serve Cesca che appoggia in rete, siglando il suo 15° sigillo personale e inguaiando la Provasto. La partita sembra ormai segnata, ma ci sono ancora 35 minuti e spiccioli da giocare. Fuori la voragine, dentro Soria, mentre il San Marino colpisce il palo interno, sempre con Grassi, dal limite. L'ingresso di Mangiacasale al posto di Fiore non cambia il succo della partita, con Cammarata al tiro ininfluente. Fischi per l'attaccante al momento della sostituzione, con l'ingresso di Suriano, con l'occasione di riaprire i conti al 26°. Baldini perde palla, Mangiacasale mette in mezzo e Suriano non ne approfitta. Ultime due note, la palla d'oro di Cesca della mezz'ora che non chiude in rete e l'ennesimo palo di Cacciaglia ormai al 90°. Troppo tardi per ribaltare il risultato che condanna la Provasto ad un futuro difficile e incerto tra i fischi della tifoseria. A Pino Di Meo è stata confermata la fiducia del presidente Crisci, mentre negli sgoccioli di calciomercato si cercherà di portare a termine qualche operazione interessante. Intanto si recrimina su una domenica maledetta segnata da Trelegni e da un rigore a sfavore dubbio. È anche vero che non si può giocare su buoni livelli solo per 15 minuti. Fischi sonori da parte della tifoseria calda dell'Aragona, ma Stefano, non sempre le ciambelle riescono col buco. Infatti. È vero. Però diciamo, giocare a Vasto è sempre stimolante per certi versi, però anche deprimente quando le cose vanno male. La palla scotta tra i piedi. Scotta. Quando stai lì sotto hai sempre paura di sbagliare. Infatti poi ogni tiro che prendi riesci sempre a prendere gol. Poi i tifosi giustamente non sono soddisfatti, vogliono sempre vincere. E poi giustamente la società non è che può dare tanto, diciamo, in questo senso qua. Beh certo, può si fare, è anche impegnata con il mercato. Però. Come mercato non è che può dare tanto. Fiducia a Di Meo, Franco? Ma penso di sì, ma poi guardando anche le immagini penso che sia stata anche un po' sfortunata la Provasto. Certo. Prima colpito Trelegni al primo affondo, il San Marino è passato in vantaggio con un rigore, insomma, probabilmente c'è stata una mischia, l'arbitro stava lì, avrà visto anche bene, ma poi ho visto che la partita almeno per certi tratti l'ha fatto la Provasto, diciamo è stato un po' sfortunato in questo. Poi quando si viene da una sconfitta esterna, giocare e non fare il risultato è normale che poi i problemi aumentano, però io penso che hanno tutti i presupposti, no? Per venirne fuori, e penso che la scelta più giusta fatta dalla società è quello di confermare al proprio posto Pino Di Meo, ma conosce l'ambiente, poi Pino è uno di quegli allenatori che difficilmente molla, no? E poi ho visto anche che hanno fatto degli interventi sul mercato con tre giocatori per la categoria buoni, penso che possono dare una mano, Ambrosecchia, lo stesso Croce, la Boragine, ma io penso che se si rema tutto da una stessa parte, penso che la Provasto possa uscire tranquillamente da quella zona calda della classifica. Dobbiamo chiudere quasi, Stefano, tu stavi dicendo qualcosa a proposito di Nell'intervista del presidente Crisci, piena fiducia a Pino, si va avanti con Pino. E infatti l'anno scorso gli hanno dato ampiamente ragione. Sì, sì. Bene. Federica, tu hai il compito di chiudere questa pratica. Andiamo a ringraziare poi i nostri ospiti, Franco Di Battista, sportivo del Casoli, grazie. Francesca Canci, la nostra opinionista, grazie. Stefano Di Battista, allenatore del Castelfrentano, Giampaolo D'Alessandro, calciatore dell'Aranciano, e Osvaldo Di Rocco, calciatore del Real Lanciano. Grazie a noi, ricordiamo il nostro numero di sms 393 29 11 490. Ci vediamo alle 23, ci vediamo alle 23 su TV. Con tifosi. A dopo, grazie. A te, Toni. Grazie Antonio, grazie anche a Federica. È arrivato il momento di parlare del campionato di Serie D Girone F. Rapidamente, Roberta, rivediamo i risultati e classifica. Esatto, rivediamo insieme i numeri di questa 20ª giornata. Trivento Casoli 1-0, Boiano Atessa 4-1, Centobuchi Luco Canistro 2-0, Chieti Recanatese 2-1, Civitanovese L'Aquila 2-1, Elpidiense Angolana 0-0, Miglianico Sant'Egidiese 0-2, Morodoro Agnonese 2-1, Campobasso Real Montecchio è stata rinviata. Vediamo la classifica, la Sant'Egidiese scavalca L'Aquila a quota 40 punti, L'Aquila invece che rimane a 39, Civitanovese 38, Atessa e Chieti 37, Trivento 36, Agnonese 31, Campobasso 30, Boiano 28, Recanatese e Casoli 27, Centobuchi 23, Luco Canistro 22, Angolano e Miglianico 19, Morodoro 17, Elpidiense 11, Real Montecchio 9.
Grazie Roberto. Allora, detto del rinvio di Campobasso Montecchio, perché c'era un giocatore del Montecchio che è stato convocato per la rappresentativa di Serie D che parteciperà a iniziare dal 1 febbraio al torneo di Viareggio, quindi questa partita è stata rinviata su richiesta del Montecchio. In realtà anche l'Aquila ha un giocatore che fa parte di questa rappresentativa, il portiere, bravissimo portiere Modesti. L'Aquila però ha preferito giocarla l'incontro, purtroppo un incontro, il big match della giornata che ha visto i rossoblù sconfitti a Civitanova. Per un rapido commento su questa giornata, sempre scintille, un nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica, c'è per noi, come al solito, Massimo Lupacchini. Buonasera Toni, innanzitutto a te e a tutti i telespettatori. Pregherei la regia proprio di riproporci la classifica in modo da che il mio breve commento sia supportato anche dai numeri. Come tu hai anticipato, c'è la Sant'Egidiese oggi in vetta, quindi cambio della guardia. L'Aquila che rimane a un punto, sale la Civitanovese e invece la Tessa segna il passo della terza domenica di fila. Sono problemi, l'avevamo già anticipato, che la Tessa stava vivendo un momento non dei migliori, oggi scoppola in quel di Boiano dopo che era passata addirittura in vantaggio con il gioiellino d'Angelo. Sale anche il Chieti, sale il Trivento e quindi in appena 4 punti ci sono la bellezza di 6 squadre a rendere ancora più avvincente la lotta per il primato. Poi c'è un buco che però il Campobasso in realtà potrebbe colmare in virtù della gara di recupero con il Montecchio, si porterebbe a 33 e quindi a meno 7 dalla vetta. Poi chiaramente il troncone che già si era definito dal turno precedente con le squadre che invece lotteranno per evitare la retrocessione diretta e i play-out, e di questo troncone farà parte purtroppo il Casoli che è in crisi di risultati, meno di gioco, però i punti cominciano a scarseggiare. Casoli che rimane a 27, sconfitto oggi, sale il Centobuchi, battuta d'arresto del canistro proprio a Centobuchi, tra le polemiche vedremo il servizio, l'Angolana passettino in quelle di Sant'Il Piglio a Mare, francamente ci si aspettava qualcosa di più contro un Elpidiense che da tempo ormai sembra aver mollato. E sconfitta anche per il Miglianico in casa con la Sant'Egidiese, vedremo le immagini anche di questa partita, e il Morro d'Oro che finalmente con Ragazzo, il tanto criticato Ragazzo, trova invece la forza di rimontare all'Agnonese e di imporsi, chissà che il Morro d'Oro non possa candidarsi alla salvezza diretta. Bene, io direi di andare subito sui campi e andiamo a vedere quello che appunto era il big match di questa 22esima giornata del campionato di Serie D, Roberto. Scendiamo in campo allora e la Civitanovese ferma la corsa dell'Aquila e vince per 2-1. Mundial Marmi, gruppo Fratelli Taffo, da generazioni nell'imprenditoria aquilana con consolidata esperienza e tecnica manageriale in diversi settori, tra cui la lavorazione di marmi, pietre e graniti, con trasformazioni che spaziano dalle più comuni sino a quelle artistiche di altissima finitura. Venditore autorizzato con esposizione permanente delle prestigiose porte Barhaus. Stabilimento sito in zona industriale di Bazzano, località Monticchio, L'Aquila. Nel web www.mundialmarmi.com. Grazie ad una prova superlativa e davanti a circa 3.000 persone, la Civitanovese si aggiudica battendo la capolista Aquila il match clou della terza giornata. Vittoria importante e pesante che mantiene la formazione rosso-blu di Osvaldo Iaconi nelle alte sfere di una classifica sempre più interessante. Come detto in apertura, pubblico delle grandi occasioni al Polisportivo, con buona rappresentanza ospite giunta dall'Aquila. Al via identici schieramenti in campo, 4-3-3 per le due compagini, con Iaconi costretto a fare a meno di Albanesi squalificato, inserendo dal primo minuto il giovane Pandolfi. L'Aquila di Cifaldi invece orfano del portiere Modesti, convocato in nazionale in occasione del torneo di Viareggio. Prima mezz'ora povera di emozioni con le due squadre che hanno badato soprattutto a studiarsi reciprocamente, affrontandosi soprattutto a centrocampo. Ma andiamo con la cronaca della gara. Al sesto partenza vivace della Civitanovese, conclusione di Luca Diamanti, ma Migliaccio para senza problemi. Al 14° proteste da parte dei padroni di casa.
per un presunto fallo di mano in area di Francia, ma Lanza, ben appostato, lasciava correre. Al trentesimo la gara entra nel vivo, prima sortita degna di nota degli ospiti, cross dalla destra di Pietrella, Diamanti Andrea libera sventando il pericolo. Al 33esimo la Civitanovese passa, prodezza dal limite di Luca Diamanti, tiro secco che si infilava sul palo lontano della porta difesa da Migliaccio per il vantaggio locale. Al 34esimo immediata risposta degli ospiti che colpiscono un palo con una violenta conclusione di Serafini dalla sinistra. Al 39esimo Civitanovese vicina al raddoppio, cross di Pandolfi dalla destra, basso di Francia, rimedia in extremis in angolo, anticipando Bonaventura in modo provvidenziale. Al 42esimo l'Aquila giustamente in 10, brutto fallo di Onesti su Petruzzelli, per Lanzi è giusto rosso diretto. Al 45esimo in chiusura del primo tempo arriva però il pareggio degli abruzzesi, punizione dubbia dal limite dell'area, tiro di Colella e palla sotto il 7 per il pareggio ospite momentaneo. Ripresa totalmente diversa, al terzo Civitanovese subito pericolosa, Facuputo non trova il varco giusto per battere Migliaccio dopo aver raccolto la ribattuta in uscita dello stesso portiere, bravo dapprima ad evitare l'autogol in un pallonetto di Prete. Ma il forcing offensivo dei padroni di casa viene premiato al 14esimo con la Civitanovese che torna meritatamente in vantaggio. Corner dalla sinistra di Pandolfi, colpo di testa prolungato di Capitan Pennacchietti per Mignini che ben appostato da due passi ribadiva in rete per il boato del Polisportivo. Al 17esimo ancora è solo Civitanovese, questa volta è Bonaventura ad alzare sopra la traversa da buona posizione. Al 28esimo si fanno vivi gli ospiti, conclusione dal limite di Ruggero alta di poco. Al 29esimo doppio cambio nell'Aquila, fuori di Francia e Serafini per Villa e Di Stefano. Un minuto più tardi tocca anche alla Civitanovese con Iaconi che richiama lo zoppicante Luca Diamanti, applauditissimo per il lungo degente Leopardi che tornava in campo dopo tre mesi di assenza. Al 34esimo ospiti pericolosi e vicini al pareggio, Pietrella da due passi non trova la porta incredibilmente, poi Natalini salva il risultato salvando sulla linea. Al 93esimo classico contropiede della Civitanovese, Argiola serve Petruzzelli che tutto solo da buona posizione spara al lato. Finale convulso con l'Aquila tutta in avanti alla ricerca del pari, ma il risultato non cambierà con la Civitanovese che colleziona il suo 15esimo risultato utile consecutivo. Allora l'Aquila anche sfortunata e ha perso un uomo in meno, sicuramente è stata un po' la chiave di volta dell'incontro, perché subito dopo l'espulsione c'è stato il gol decisivo della formazione della Civitanovese, ma nulla è perduto per l'Aquila, no Massimo? No, assolutamente, in settimana ne parlavo proprio con mister... Ecco, rivediamo proprio il momento dell'espulsione. Sì. Dicevo, ne parlavo con mister Cifaldi, gli chiedevo proprio del perché non avesse usufruito della possibilità di non giocare la gara, di posticiparla, vista e considerata l'assenza di Modesti, e lui mi diceva che il momento che stavano attraversando di forma e di risultati secondo lui non andava interrotto. Tutto sommato condivido il parere di Cifaldi, e ci dicevamo proprio che comunque sarebbe andata, era una partita, ma ne mancavano troppe ancora per dire qualcosa di più importante. Se dico, Tony, che è una sconfitta immeritata, non lo so, io l'ho vista così, almeno contando proprio le occasioni da rete, perché quella di Pietrella sul 2-1 in chiusura di partita credo che valga per almeno tre palle, mezze palle gol create dalla Civitanovese in precedenza, senza nulla togliere alla squadra di Iacone, ovviamente 15 risultati utili consecutivi, è tornata alla vittoria dopo i due pareggi che avevano un po' interrotto la sua rincorsa. Fatto sta, è stata una partita molto bella, c'era tanta gente, c'erano almeno 250 aquilani nel settore tribuna a loro riservato. Peccato per l'Aquila, però guai a sedersi, perché domenica prossima, senza anticipare quelli che saranno i contenuti che andremo a sviluppare più avanti, c'è una partita, c'è un derbissimo che torna e che insomma
Diciamo che con un pizzico di fortuna poteva starci tranquillamente il pareggio per la squadra di Cifaldi. Prima di tornare sui campi, abbiamo due partite che difficilmente per motivi tecnici faremo in tempo a vedere nello spazio dedicato alla Serie D. Vogliamo anche ricordare rapidamente quelli che sono i marcatori, Massimo. Sì, allora innanzitutto premettiamo appunto che forse riusciremo ad avere qualche immagine di Atletico Trivento Casoli prima del termine della trasmissione o al massimo nella terza parte, quella dedicata all'eccellenza, il Casoli che è stato battuto da un gol del Mollisano Borrelli al 32esimo della prima frazione. Invece la testa in quel di Boiano, e qui vi rimandiamo sicuramente al nostro sito internet e eventualmente ai TG di domani per avere le immagini, la testa, come detto in precedenza, era passata in vantaggio nella prima frazione al 19esimo con D'Angelo, il classe 90 prelevato dal Penne nell'ultimo mercato. Poi il pareggio del Boiano con l'ex Carmelino Gioffrè, tante primavere sulle spalle, però continua ad incidere nella maniera più positiva Gioffrè per l'1-1, poi il 2-1 con un rigore di Iaboni, altro evergreen. Poi al 68esimo Ruggeri per il 3-1, l'argentino in forza al Boiano, e proprio in chiusura Grillo a timbrare il 4-1. Noi torniamo sui campi per vedere quello che era l'unico derby abruzzese di quest'oggi. E la Sant'Egidiese conquista i tre punti che gli permettono di portarsi in cima alla classifica, vincendo a Miglianico per 2-0. A voi il servizio. L'unico derby abruzzese di giornata va in scena al Fratelli Ciavatta, con due squadre reduci da un successo. Se da un lato però la Santa è in lotta per la vetta, il Miglianico in piena zona play-out. Assenze pesanti per Donatelli, anche lui fuori per squalifica, che deve fare a meno di Antignani, Martelli, Conversano e Palena. Ciarrocca stringe i denti e scende in campo. La Santa di Ammazza l'Orso invece è al completo e si presenta con la temibile coppia d'attacco Buttazzoni-Bucchi. Partono bene gli ospiti, al primo Bucchi prova ad impensierire Piccini, ma la palla si spegne sul fondo. Al quinto Fuschi in libera uscita, incorna sull'angolo dalla destra, ma la palla finisce ancora a lato. Al 12esimo però i giallorossi passano al termine di una bella azione rifinita da Berardino e finalizzata dall'implacabile Bucchi, che trova l'angolo basso e batte Piccini. Il Miglianico dal canto suo non riesce a costruire palle gol e la Sant gestisce bene e rischia poco o niente. Al 35esimo arriva anche il raddoppio dopo una percussione di Traini sulla destra. La palla entra nel raggio d'azione di Bucchi, che di testa supera ancora Piccini, segnando il suo 11esimo centro stagionale. Si va quindi al riposo con la Sant avanti di due reti e la ripresa si apre con una bella iniziativa degli ospiti, ma la conclusione di Berardino si infrange sul reattivo Piccini. Al 20esimo il Miglianico è insidioso, ma sul cross di Chiacchiarelli, Del Gallo e De Leonardis non sono puntuali all'appuntamento con il gol, e al 26esimo il neoentrato Quintiliani prova a sorprendere Sant'Andrea, costretto a rifugiarsi in corner. L'ultima azione per il Miglianico, che si affaccia pericolosamente nell'area avversaria, ma Fuschi risolve tutto coronando una prestazione maiuscola. La Sant quindi fa il suo dovere e porta a casa tre punti che valgono la vetta, frutto di un'ottima organizzazione di gioco e di grande efficacia sotto porta. Il Miglianico deve archiviare al più presto il KO e pensare al prossimo impegno, un altro derby sul campo del Casoli. Mister Ammazza l'Orso, oggi missione compiuta, avete conquistato il successo pieno e soprattutto la prima piazza in classifica. Sì, siamo pienamente soddisfatti sia del risultato e anche della prestazione, che non è stata le migliori sicuramente, però insomma abbiamo concesso poco, abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo. Ecco, una prestazione, dice, non è stata le migliori, però a questo punto, visto quello che si è visto in campo, sono dei grandi margini di miglioramento. Sì, sicuramente, perché non è che tutti stavamo bene, insomma, però insomma la squadra si è inquadrata bene, abbiamo recuperato molti giocatori che per un lungo periodo non abbiamo avuti, Bucchi è tornato al gol in maniera perentoria e quindi siamo molto contenti di questo fatto. Mister, oggi assenze pesanti, pesantissime, un avversario davvero difficile, il compito era arduo per il Miglianico. Era un compito difficile, l'avevamo svolto egregiamente, abbiamo fatto una buona prova sicuramente, mettendo in risalto che avevamo una squadra 9-11esima chiuso con tutti fuori quota, quindi con un avversario così forte chiaramente è stato difficile l'impegno. Poi abbiamo sbagliato nei gol, l'avversario ne ha approfittato, noi abbiamo creato 4-5 occasioni gol, non siamo riusciti a far gol e il risultato è questo. Ora bisogna archiviare questa sconfitta e guardare avanti, perché bisogna uscire da una situazione di classifica difficile.
Chiaramente non era questa la partita adatta per poter uscire dal discorso salvezza, ma noi l'impegno ce l'avevamo messo, adesso pensiamo al Casole di domenica prossima e speriamo che vada bene. Allora, possiamo dire che il Miglianico non ha giocato male, forse la differenza è che la Sant'Egidese lì davanti ha Bucchi e Buttazzone, quindi è il caso di dire che la mette sempre dentro, ha un bel attacco la Sant'Egidese, al contrario del Miglianico che fa un buon gioco ma non riesce a concretizzare, ha segnato sinora solo 16 reti in 22 partite, qualcosa vuol dire Massimo? Beh sì, d'altra parte sarebbe stata una partita con la Sant favorita a prescindere da tutto, mettiamoci anche che il Miglianico oggi aveva delle assenze troppo pesanti per giocarsela alla pari, perché senza Antignani, senza Palena, senza Conversano, senza il mister anche, senza il mister, esatto, senza mister Donatelli, beh, insomma troppe assenze per un organico che obiettivamente non può così sopperire a questi forfè in contemporanea. Non era probabilmente la gara per, come ha detto anche mister Tupone, per venire fuori da una situazione difficile. Ne ha approfittato la Sant'Egidiese, che è tornata al gol con Bucchi, la settimana scorsa anche Buttazzoni, questa è davvero una coppia delle meraviglie, ben assortita, tutte e due vedono la porta con continuità, credo davvero che la Santa abbia tutti i numeri per giocarsela fino alla fine, adesso ha anche il primato da difendere, un entusiasmo che in Valvibrata manca quasi mai, perché anche oggi c'erano tanti sostenitori al seguito, è un ambiente davvero molto molto caldo, mi fa piacere anche che in settimana, e questa Tony è una nota a margine che c'entra poco col pallone, però il fatto che noi non siamo andati a riprendere la gara, sono arrivate diverse mail di protesta da Sant'Egidio giustificate, c'è stata la risposta da parte nostra ovviamente a chi ne ha fatto richiesta, i motivi sono extracalcistici, vedremo di trovare nuova collaborazione con la Sant'Egidiese come spesso è bene. Stato in passato. E noi torniamo di nuovo sui campi per vedere una squadra che zitta zitta si sta facendo davvero sotto e molto pericolosa per il discorso promozione. Esatto, soddisfazione per il Chieti che batte 2-1 la Recanatese, vediamo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle scalino. E così la rappresentanza della tifoseria neroverde si appropria della memoria leopardiana dei romantici recanatesi che nell'immenso vuoto dell'Angelini si lasciano attanagliare dalle amnesie calcistiche. Le squadre si affrontano con alta concentrazione mentale, senza moduli speculari. Il Chieti sfodera la grinta e la Recanatese, compatta nei reparti, argina l'irruenza ordinata degli avversari, ricorrendo anche ai falli. Su uno di questi, decretato dal direttore di gara, che ammonisce l'allenatore calciatore Siroti, il mancino micidiale di Vitone, su calcio di punizione, elude la barriera e sigla il vantaggio degli abruzzesi. Identica opportunità per i marchigiani al 23esimo, la distanza è notevole, ma Pica la capitalizza ricavandone un vibrante palo. I neroverdi continuano a tessere trame di gioco e gli affondi sono irresistibili, come al 25esimo quando Sabatini incoraggia Rosa a scavalcare l'area e l'estremo ospite Canaletti, che al 27esimo non riesce ad evitare il calcio d'angolo per i neroverdi. Situazione propizia perché il giallorosso Fermani interviene fallosamente su Rosa. Il signor Lacagnina di Caltanissetta applica alla lettera il regolamento. Calcio di rigore e Rosa si lecca il doppio vantaggio gonfiando la rete. 34esimo, Chieti in 10, fallo di Savi già ammonito e sacrosanta espulsione. La prima fase della gara si chiude con la marcata supremazia abruzzese che impera sul terreno di gioco. La ripresa inizia con un episodio dubbio. Piovono acidi cori di protesta nel silenzio dell'Angelini. Fallo di Safon dentro o fuori dell'area? Chissà, la telecamera di Enzo Rabottini rallenta l'immagine, mentre Pica velocizza l'esecuzione a rete, dimezzando lo svantaggio giallorosso.
Il ritmo è incessante e i rispettivi allenatori chiamano forze nuove in campo. Il tono agonistico è su di giri e l'andamento dell'incontro è spesso contrassegnato da frammentazione per i falli di gioco. I recanatesi operano fraseggi veloci e aggiramenti sulle corsie, ma con poca fantasia. I teatini non si scompongono, vogliono conquistare la vittoria attraverso il gioco, che risente di ulteriori falli, e a farne le spese l'attaccante Pica, che ritorna negli spogliatoi per una irregolarità sul nero-verde Safon. Parità numerica in campo. Adesso il Chieti è attendista. La pressione degli ospiti è incalzante, ma la tenacia teatina non conosce ostacoli. È così il tris di vittorie. Dopo 5 minuti di recupero si materializza e il bunker giallorosso è perforato. Presidente, finalmente tenacia ed umiltà sono gli ingredienti per andare avanti. Sì, grazie al nostro mister che ci sta mettendo del suo, c'è una bella gatta da pelare, c'ha dei bei giocatori e quindi ogni domenica per lui deve fare le cose in una certa maniera e le sta facendo bene perché i risultati si stanno ottenendo. Grazie al nostro mister, grazie. Che siamo partiti un po', ci ha messo subito un po' in difficoltà, poi una punizione, il rigore ci si è messa subito come non avevamo preparato questa partita, però il calcio. Bel Chieti che ha giocato anche per il lungo tratto della gara in 10 contro una Recanatese, insomma segnare già due gol contro la Recanatese che prima di questo incontro aveva presi solo 9 di gol è già un'impresa, Massimo. Eh sì, due l'aveva presi anche la settimana scorsa, quindi la Recanatese è in un momento in cui forse sta concedendo un po' di più, è il calcio, come diceva Paolo Siroti, allenatore e giocatore dei marchigiani. Questa per il Chieti era la quinta partita senza pubblico, per fortuna l'ultima, e quindi adesso sì che ci sarà, che il Chieti avrà un'arma in più, saputo stringere davvero la cinghia la truppa neroverde, dopo insomma i fatti li conosciamo bene, come si era messa per il Chieti, male dopo la sconfitta di Canistro, tre vittorie di fila invece, adesso la squadra è a un passo, tre punti dalla vetta, a un passo dalla vetta, e finalmente anche questa sanzione delle porte chiuse così brutta è finita. E tra l'altro domenica prossima, e torno a ripetere, c'è un L'Aquila Chieti, stavolta non credo di non ci saranno sorprese, nel senso che le due squadre sono gemellate da tempo, o meglio le due tifoserie sono gemellate, amiche da sempre, da più di 15 anni, quindi in settimana non dovremmo avere provvedimenti prefettizi particolari, altrimenti davvero sarebbe da chiuderlo questo calcio, perché domenica dovrà essere per forza di cose una festa dello sport all'Aquila con tanti tifosi del Chieti al seguito. Sicuramente sì, ce lo auguriamo tutti quanti noi per una partita che vedrà due abruzzesi che sono tra le grandi protagoniste di questa stagione nel girone F di Serie D. Noi torniamo sui campi. Giornata nera invece per il Luco Canistro che a 100 buchi perde 0-2. Le acque minerali non sono tutte uguali. Il meglio di ognuna lo trovi tutto in una acqua oligominerale Santa Croce, qualità trasparente. www.acquasantacroce.it. 100 buchi Luco Canistro in un vero e proprio spareggio salvezza. I rovetani precedono i biancazzurri di due lunghezze in classifica. La trasferta in terra marchigiana assume una grande importanza perché in caso di successo i ragazzi di Iodice andrebbero a più 5 dalla zona play-out. L'ambiente che trovano però non è dei migliori, visto che si gioca a porte chiuse e la dirigenza marchigiana è letteralmente furente nei confronti della Lega per il provvedimento disciplinare. Mister Iodice deve fare a meno di Regner, infortunato, ed Andrea squalificato. Di contro Mister Piccioni, anche egli squalificato, deve fare a meno di Pesce, appiedato dal giudice sportivo, e schiera come due d'attacco la coppia Bifini-Figliaggi. L'inizio per i rovetani è shock perché al quinto minuto il 100 buchi passa in vantaggio con un'azione personale di Cesani che serve Polenta che dal limite dell'area batte Fontanarosa 1-0. Il Canistro fa fatica a reagire, poi al 29esimo ecco il primo segnale di reazione con un tiro di Marinilli dalla distanza con il pallone che finisce alto sopra la traversa.
Non succede nulla fino al 42esimo, quando ci sono le proteste degli ospiti. Corsi tira a colpo sicuro verso la porta, una deviazione, forse con un braccio, devia il pallone che finisce in angolo. Tante le proteste da parte della squadra biancorossa, ma l'arbitro concede il corner. Nel secondo tempo è tutta altra musica. Prima il centrobuchi va vicino al gol in due circostanze, poi al nono e il canistro ad andare vicino al pari, con Priore che da ottima posizione colpisce male e si mangia il pari. Quattro minuti dopo, per la precisione al 13esimo, il canistro si mangia un altro gol con Pozzebon, che riceve una sponda di testa in aria e da solo davanti alla porta, lì a pochi metri, ma il suo tiro finisce incredibilmente alto. Sembra che il canistro possa segnare da un momento all'altro, ma ecco che arriva la doccia fredda con il raddoppio del centrobuchi. Cross dalla destra, Fontanarosa sceglie male il tempo e inganna Antonelli, che infila nella propria porta. Non succede più nulla fino al 36esimo, quando un assolo di Sebartoli è, sembra essere micidiale, tiro a colpo sicuro, ma Franchi è superlativo. Poi sale in cattedra il direttore di gara, il signor Di Stefano di Brindisi, che espelle Marinilli, Leccese e Priore. Le prime due espulsioni forse ci potevano pure stare, ma sulla terza il direttore di gara prende un abbaglio, in quanto il numero 4 del canistro non dice praticamente nulla al direttore di gara. A fine partita soddisfatto mister Pavoni per il risultato finale, mentre mister Iodice, più che reclamare sul risultato, va a recriminare per la direzione arbitrale. Importante è camminare partita dopo partita e vedere quello che succede, come lavorare bene tutta la settimana come abbiamo fatto questa settimana e come anche le altre settimane, che purtroppo poi dopo, se i risultati non ti vengono, non sempre, magari potrebbe essere un fattore il campo pesante, decisioni un po' così, però insomma si lavora sempre durante la settimana per la partita futura. Se sono questi arbitraggi sicuramente ci dobbiamo tenere questo, però è impossibile che una squadra che lavora tutta la settimana viene qua, ci può stare a perdere la partita, perché ci può stare, non è che uno non può perdere, però che poi dopo la partita prendiamo tre espulsioni e senza aver fatto nulla, mi sembra assurdo. Allora, che dire di questa partita? Questa è una partita molto importante nella lotta per la retrocessione tra Centobuchi e Canistro, un Canistro che sicuramente è stato sfortunato, ha trovato subito il gol la squadra di casa, si giocava a porte chiuse anche in questo caso, oltre che a quello di Chieti, Canistro subito che doveva andare in rimonta, ha avuto le sue occasioni, ha avuto anche, lo possiamo anche rivedere se la regia è pronta, il caso del rigore negato, perché qui il fallo di mano sembra evidente, ci sarà anche la possibilità di vederlo al rallenti, c'è il gomito alzato, vero Massimo? Credo che in questo caso c'è poco da dire, sì. E non si può neanche tanto parlare di ravvicinato perché non è proprio vicinissimo all'azione, ecco, vediamo. No, poi, sì, sì, il discorso che va a coprire con il braccio un Non è in una posizione naturale peraltro, esatto, e comunque perché copre un'area che con il braccio si allarga, esatto, rispetto a quella naturale. Qui eravamo peraltro sul finire del primo tempo sull'1-0. E quindi poteva andare in pareggio e quindi chiaramente tutta la partita poteva cambiare. Nel secondo tempo i rovetani hanno avuto diverse occasioni, una in modo particolare clamorosa appunto da parte della squadra abruzzese. Eccola. Oltre a questa ce n'è un'altra che dovrebbe essere proprio a breve, con un doppio clamoroso errore dell'attacco rovetano. Sì, sì. Ed è questo qui, esatto. Prima qua e poi qui, letteralmente quasi Leccese. A porta vuota, il portiere non poteva fare alcunché. Poi nell'ultimo quarto d'ora espulsioni a raffica, alcune come abbiamo sentito dal nostro Tancredi francamente incomprensibili, se vogliamo insomma anche questo, casi abbastanza così tranquilli, no Massimo? Io credo innanzitutto, allora, visto, partiamo da un presupposto che non abbiamo visto la gara, quindi però non sono falli così eclatanti, ma ammesso che poi l'arbitro voglia punire con il rosso, torna quel famoso concetto della gestione della gara, che poi l'arbitro dovrebbe sempre far suo. Nel momento in cui la squadra di casa sta vincendo 2-0, è espulso già un giocatore per un fallo
ok, consideriamolo da espulsione, a quel punto o succede qualcosa di davvero eclatante, oppure il buon senso mi imporrebbe di portarla avanti e di... Sì, no, anche perché oltretutto, oltre al danno, cioè della sconfitta in una partita importante, chiaramente il canistro domenica prossima dovrà fare a meno di tre almeno, suoi giocatori. Almeno domenica prossima. Esatto, minimo una giornata, se non di più. Appunto. Staremo a vedere. Anzi, io credo di più, perché proteste o cose di questo genere cartellini rossi diretti. È davvero un peccato, ma il canistro credo che avrà sicuramente la forza per reagire a questa giornata negativa, perché era in un trend decisamente positivo. C'è anche da dire che il Centobucchi era reduce da tre sconfitte, si sono lamentati molto degli ultimi arbitraggi. Vabbè, diciamo così, soprassediamo su questo un aspetto vorrei sottolinearlo, però sempre riguardo al canistro. Il fatto che, se non vado errato, sono stati espulsi Leccese, Priore, il terzo adesso mi sfugge, comunque sono tutti elementi di primo piano, non under, per così dire, rimpiazzabili facilmente. Però è altrettanto vero che in passato, almeno nel recentissimo passato, il canistro ha costruito la sua rinascita sempre in condizioni di difficoltà. Quindi l'auspicio è proprio questo, che nonostante le difficoltà, nonostante le assenze pesanti cui dovrà far fronte mister Iodice, il canistro possa riprendere da dove aveva interrotto, oggi la sua corsa. E torniamo sui campi, Roberta. Prova di carattere per il Morro d'Oro che batte 2-1 l'Agnonese. Malvone Costruzioni, a Pagliare di Morro d'Oro, sta realizzando il centro commerciale, direzionale e residenziale Il Tridente. Idee e progetti sul sito www.malvonecostruzioni.it. Informazioni e preventivi allo 085 80 41 024. Malvone Costruzioni, esperienza, capacità e serietà per costruire il vostro futuro. Nonostante l'handicap iniziale, al Morro riesce l'impresa e supera sul filo di lana l'Olimpia Agnonese grazie ad una doppietta di Ragazzu, iniziando la rincorsa verso le zone meno pericolose della classifica. Gara in salita dopo un solo minuto di gioco. Al primo fondo i molisani passano. Cross di Allerruzzo in sospetto offside per la corrente Aquaro che di prepotenza devia in rete. Costretto dunque a rincorrere, il Morro d'Oro inizia a fare la partita, dettando i tempi grazie alla felice giornata di Cortese e Costantino, tra i migliori in assoluto, anche se i due esausti saranno poi costretti a raggiungere anzitempo la via degli spogliatoi. Intanto al decimo si segnala Cichella, che sfodera dal suo repertorio il tiro piazzato. Tra il palo e la rete c'è una mano di troppo, quella di Pezzone. Poi tocca a Cortese, spunto personale e conclusione sull'esterno alto. Passiamo a Costantino, la sua incursione a rete viene bloccata dal portiere in uscita. E veniamo così al mattatore dell'incontro, criticato frettolosamente dal pubblico di casa. Qui si lamenta per un presunto fallo da rigore. Nella ripresa, sempre il Ragazzu si ritrova e fa ai piedi un autentico regalo, ma sorpreso non riesce a concludere. Siamo al 60esimo, spunto pregevole di Cortese per il neoentrato Bisegna, tiro secco e preciso che costringe Pezzone all'intervento di stinto. Passano 5 minuti, Ragazzu centra il legno. È il preludio al gol che caparbiamente realizza nell'ultimo quarto di gara, diagonale radente e pareggio più che meritato. Ci si aspetta una reazione finale degli ospiti che invece insistono nella tecnica ostruzionistica e rinunciataria. Incitato dai ragazzi della Est, il Morro crede invece nel bottino pieno, 80esimo fendente di Bisegna. Ma il tempo scorre inesorabilmente e al minuto 88 la conclusione liberatoria dell'Arcigno attaccante di casa. È il gol del successo, sigillato anche nei minuti di recupero da questa prodezza di testa che mette a dura prova le coronarie dei morresi. Al fischio finale tutta la gioia di mister Graziano. Oggi è iniziato ufficialmente un nuovo corso. Quello di oggi sicuramente è un segnale importante che i miei giocatori ed io vogliamo dare a tutti quanti, quindi dobbiamo sempre solo passare attraverso il lavoro. Quello di oggi è stato il lavoro svolto durante la settimana. Ha vinto la squadra che più ha giocato, che più ha osato, la squadra più coraggiosa, questo dobbiamo dire, però queste sono sconfitte che
lo diceva adesso dello spogliatoio, sconfitte che vengono da lontano, no? Abbiamo non so quanti squalificati, non riesco neanche più a contarli, e infortunati. Siamo venuti a giocare con 2,92, questo non va bene, noi dobbiamo salvarci, ma così facendo ci siamo infilati in un tunnel, forse senza via d'uscita. Preziosissima vittoria, il caso di dire, per il Morro d'Oro, che peraltro ha rischiato di subire il pareggio proprio sul finire. Bello l'intervento del portiere. Una preziosa vittoria perché si allontana Massimo dalla penultima posizione, quindi dalla posizione della retrocessione diretta. Esatto, quello è il primo obiettivo, evitare le ultime due piazze. Però a questo punto, visto e considerato che il Morro d'Oro ha un organico di assoluto rilievo, chissà che... O almeno migliorare anche la posizione, perché poi sappiamo che nei play-out conta, perché giocare, certo. Ecco, giocare in casa, il vantaggio del doppio pareggio nell'andata e nel ritorno ai play-out, ma sono discorsi troppo a lungo termine. Cosa segnalare oggi? Innanzitutto la doppietta di Ragazzo, un giocatore che sprecato per la categoria e che però finora aveva fatto storcere il muso ai tifosi e si era beccato le critiche un po' di tutti, me compreso, perché davvero stentavamo a riconoscerlo. Oggi due gol pesanti, importanti, che valgono punti che il Morro d'Oro doveva fare assolutamente. E poi mi va di stringere la mano a, così simbolicamente, a mister Agovino dell'Agnone, che sicuramente avrà una carriera folgorante davanti, perché è giovane, ma nonostante sia giovane sono già diversi anni che allena e con ottimi risultati, ma la schiettezza dei suoi post partita è davvero da prendere ad esempio. So che lui ci segue dalla sua campagna, e quindi davvero complimenti sia per come far giocare le squadre e sia per come riesce a raccontare nei finali, a non essere banale nei post partita. E complimenti anche ad Archimede Graziani. Avevamo detto che è un allenatore che conosce poco, e continuiamo a dirlo, questo girone, però chissà che la sua mano già non si veda. Bruno Barteloni, oggi inviato per noi a Morro d'Oro, ci ha detto di una squadra effettivamente diversa rispetto al recentissimo anche passato. E domenica prossima, peraltro, ne parleremo sul fine della nostra trasmissione, il Morro d'Oro ha un altro importante impegno, e sarà un derby contro una squadra che andiamo a vedere ora, Roberto. E vediamo quindi l'ultimo servizio, il Pidiense Angolana 0-0. Parma più Sport, fornitore ufficiale Pescara Calcio. Vicini allo sport, vicini al nostro territorio, per far crescere e vincere i nostri talenti. Non riesce a conquistare una vittoria che sarebbe stata fondamentale quest'oggi per il Pidiense Cascinare contro un angolano che nel primo tempo passa squadramente quadrata e ben messa in campo. Ma veniamo alle poche azioni registrate nel corso di questo incontro. Apriamo la serie delle immagini al 22esimo del primo tempo con una punizione per la squadra ospite. Batte Napolano, ma Freddi è ben piazzato e Bocca al centro della porta. Risponde il Pidiense Cascinare al 29esimo con Marcantoni, che serve una bella palla al limite dell'area per Angelini, ma l'attaccante è circondato da una serie di avversari e l'occasione sfuma. 34esimo c'è una punizione per l'Angolana, batte Pagano e Freddi è molto bravo a deviare in calcio d'angolo. Dall'angolo svetta la testa di Matteis, che colpisce però la traversa, quindi una bella opportunità per la squadra ospite, sventata dalla difesa locale. Al 37esimo il nuovo entrato Nicolini lotta aspramente al limite dell'area su una bella palla, ma non ha successo, quindi la difesa libera. Passiamo al secondo tempo. Dopo appena 20 secondi Pagano dell'Angolana calcia dai 20 metri, ma Freddi non si fa sorprendere e devia. All'ottavo minuto c'è una bella iniziativa di Nicolini, che si destreggia in area di rigore, ma nessuno lo accompagna e l'occasione sfuma. Un minuto dopo al 27esimo c'è una lunga azione di Marcantoni delle Pidiense, conclusa con un sinistro che si perde però sul fondo, sul lato opposto. Un minuto dopo Bracciotti e Nicolini creano un'occasione nell'area avversaria, ma non abbiamo le immagini, quindi l'azione sfuma anche questa qui. Alla 44esimo, proprio in pieno forcing finale, Capozzi delle Pidiense Cascinare si incune in area, il suo tiro però è fiacco e il portiere para.
0-0 da parte dell'Angolana, forse Massimo ci si attendeva qualcosa in più. L'Angolana tutto sommato avrebbe meritato di vincere, ha colpito un legno, c'è stata una gran bella punizione di Pagano, solo sul finire con la forza dei nervi, se vogliamo, l'Elpidienza ha cercato il bottino pieno ma non c'è riuscito. Io ieri mi ero permesso di scrivere sul giornale proprio per l'Angolana, ora o mai più, ma non tanto per l'importanza della partita quanto per la valenza dell'avversario. Ormai l'Elpidienza sembrava stesse regalando punti un po' a tutti, e allora ci si aspettava che anche l'Angolana, che domenica scorsa aveva ciuffato un pareggio in extremis contro la testa Val di Sangro, alla fine ricorderete quel tiro nemmeno irresistibile, che però aveva regalato il punto alla squadra di Marcangeli, adesso ne è arrivato un altro e un passetto sì in avanti, fa poca classifica e poco morale, serve una vittoria, parliamoci chiaro, per rilanciarsi definitivamente, però chissà che non sia la strada questa, quella buona. Anche perché stiamo parlando di squadre abruzzesi come Morrodoro, Miglianico, Angolana, Canisso, che stanno lottando per evitare la retrocessione. Tutto sommato bastano un paio di vittorie consecutive per portarsi fuori temporaneamente dalla zona calda, quindi insomma è ancora tutto da giocare. Lo ha dimostrato il Canistro, che oggi si è perso, però si era tirato fuori, e poi teniamo conto che anche le squadre che sono a 27, e parliamo di Casoli e Recanatese, che in un primo momento avevamo dato per tranquille, per squadre che potessero scivolare indietro, a questo punto anche loro sono a tiro del le altre sotto, è una lotta bella sia in vetta sia in coda. Credo che a questo punto dalla regia siano riusciti anche a recuperare il gol con cui il Trivento, eccolo, ha battuto il Casoli 1-0, il gol è di Borriello, lo rivediamo. Eravamo nel Borrelli al 32esimo del primo tempo e questa è una papera. Sicuramente sì, del portiere del Casoli. È davvero un peccato, perché il Casoli, appunto, come dicevi te, stava andando bene, ora ultimamente ha cominciato ad avere qualche colpo a vuoto di troppo, e quindi deve fare attenzione, perché poi mi insegni Massimo che sul finire del campionato le squadre che stanno dietro cominciano a galoppare, quindi bisogna fare sempre molta attenzione per un campionato che resta sempre molto interessante, dove tutto può succedere. D'altra parte così il Trivento si riporta proprio a ridosso delle primissime, in piena zona playoff. Trivento che si è messo alle spalle un periodo non proprio felicissimo, cominciando domenica scorsa nel violare per 3-0 Centobuchi e oggi confermandosi con il Casoli. Intanto vediamo una bella risposta del Casoli, un colpo di testa e la grande parata del portiere del Trivento, ancora Casoli in avanti, questo tiro da fuori, illusione ottica del gol, insomma non è stato un Casoli che è rimasto a guardare, eravamo sullo 0-0, invece questo è il gol di Borrelli. Effettivamente le responsabilità del portiere casolano sono evidenti. Assolutamente evidenti. Allora, un campionato sempre appassionante, ci sono, pensate, 6 squadre nel giro di soli 4 punti nelle prime piazze della graduatoria, e questo è un discorso. Ce ne sono altre che potrebbero rientrare, come diceva all'inizio della trasmissione Massimo, ad esempio del Campobasso. C'è una zona calda, zona di retrocessione che è sempre in ebollizione, dove stanno scivolando verso indietro, appunto, come diciamo prima, sia Casoli che Recanatese, quindi ancora tutto è aperto. Quindi ci aspetta domenica prossima un'altra giornata da scintille. Una giornata, la vediamo subito in sovraimpressione, una giornata, la 23esima, se 21, non parte, la 21esima, scusa, che è davvero interessante perché peraltro prevede 3 derby. E allora, nell'ordine, Atessa Campobasso, e qua per la Atessa è un esame importante perché Campobasso è in grandissima forma. Casoli Miglianico, derby numero 1, tutto della provincia di Chieti, tra l'altro tra due squadre che hanno bisogno di punti proprio per il discorso salvezza. L'Aquila Chieti, l'abbiamo già detto, questo è il big match, due capoluoghi di provincia, due società amiche, due tifoserie gemellate, due squadre nei primissimi posti della classifica. E cercheremo di seguire
seguirla in modo particolare. Assolutamente, lo faremo sicuramente in modo particolare, dedicheremo ampio spazio domenica prossima proprio a questa partita. Poi il canistro rimaneggiato ospiterà il Trivento Agnone Boiano per il derby tutto della provincia di Campobasso, poi Angolana Morrodoro e l'altro derby ancora abruzzese, big match per la retrocessione, anche questo. Qui punti in chiave salvezza. Agnone, provincia di Campobasso o di Isernia? Non ti so rispondere. Mannaggia. Vabbè, comunque derby molisano, poi Real Montecchio 100 buchi, Recanatese e il Pidiense, due derby questi marchigiani. E poi Sant'Egidiese e Civitanovese, questo è il co-big match, perché la prima della classe, la Sant'Egidiese, che ospita la Civitanovese, immagino almeno 500 tifosi da Civitanova Marche si sposteranno nella vicina Sant'Egidio, trasferta assolutamente comoda, mezz'ora di automobile. E i tifosi della Sant'Egidiese faranno il pieno. Quindi faranno il pieno, davvero. Gran bella partita. Domenica, questa. Se si potesse, mi farei il primo tempo di L'Aquila Chieti e il secondo di Sant'Egidiese Civitanovese, col rischio poi di non vederne nessuno delle due. Ok, l'abbiamo detta. Ricordo, magari anche dalla regia ci fanno vedere, se possibile, le schermate della nostra parte internet, che è sempre più importante per quanto riguarda TV6. Eccola, puntuale la regia. Ormai da una settimana TV6 è partner di YouTube per quanto riguarda la produzione di contenuti. Significa che YouTube ha creduto su TV6, non il contrario, nel senso che non è che ci siamo noi presentati, ma è un riconoscimento. Riconoscimento al lavoro che la nostra emittente da tempo sta facendo proprio con su internet. Tutti i servizi che riguardano la giornata odierna la domenica pallonara, e questa invece è la home page del nostro tv6.it. c'è ancora una notizia da aggiornare, sono fra pochissimo metteremo i servizi online della nostra domenica sportiva, appunto. Io stavo guardando peraltro un dato significativo per l'incontro Sant'Egidiese Civitanovese domenica prossima. La Civitanovese in trasferta ha preso solo 6 reti, l'attacco della Sant'Egidiese in casa ne ha segnati di gol ben 24, quindi davvero ne vedremo delle belle. Bene, io ringrazio Massimo Lupacchini, ringrazio Roberta Valerio, grazie, che però non cambiamo assolutamente canale, non dovete farlo, perché tra qualche secondo ci sarà Gianni Savini per parlare del campionato di eccellenza e dei due campionati di promozione. Grazie e arrivederci.